Ciao a tutti, eccoci alla settima sessione di questa cronaca di Vampire the Masquerade, quinta edizione, chiamata No Church in the Wild. Nella scorsa sessione la nostra coterie di vampiri è andata a in qualche modo affrontare questo gruppo di vampiri che si era infiltrato nel paese dove stanno loro, che è Baltimore, nel sud dell'Irlanda, 300 anime, e questi altri vampiri infiltrati chiamati i figli di Belial, che pare che stavano in qualche modo plagiando i mortali della città. Tant'è che la coterie ha scoperto che un gruppo di ragazzini, tra l'altro che Cornelia frequenta perché si nutre di loro, sono in qualche modo stati irretiti pare da questi vampiri in cambio di promesse di potere per firmare il libro di Belial, come facesse un patto col diavolo, in cambio di delle cose, tra cui cercare di incendiare casa di Abram e a quanto pare incendiare casa di Anton, il prete, il parroco, nonché ghoul di Jonathan, che lui invece è Monsignore. Si recano quindi a questa torre napoleonica a sud della città, a questo rudere dove pare che stiano, e piove a dirotto. E Jonathan, utilizzando i suoi occhi per vedere nell'oscurità, inizia ad avvicinarsi al forte e nota che, unendosi con le ombre e percependo le cose nelle ombre, i figli di Belial, che sono rimasti in due superstiti, stanno in una sorta di magazzino, una sorta di magazzino per le armi, che ovviamente è vuoto, ma era il suo scopo all'epoca, nel piano interrato della torre. E stanno, sembra, pregando davanti a un altare, e invece in una delle nicchie, questa torre è circolare, ci sono varie stanze, piano terra, c'è i due altri vampiri presenti nella zona, che sono Dylan, che è il fratello di sangue di Cornelia, e Vernon, che è un altro vampiro che pare essere venuto da Dublino, dove le cose sono molto, in qualche modo, poco vivibili a causa di pare, la seconda inquisizione. E loro invece stanno lì, stanno aspettando qualcosa, stanno anche parlando del fatto che pare che saranno i figli di Belial a fare da tramite per contattare il sistema circolatorio, questo sistema col quale vengono spostati i mortali e i vampiri nella società della notte. I quattro decidono cosa fare. Cornelia va a parlare con Dylan in modo che in qualche modo la strada sia libera per poi andare al piano di sotto e affrontare i figli di Belial. Jonathan si nasconde po poco distante, Dylan esce, ma utilizzando i suoi sensi acuti, grazie alle sue discipline del sangue, essendo anche lui del clan Hecata come Cornelia, si accorge di Jonathan. Jonathan quindi lo affronta, ma Dylan, che tra l'altro si rende conto che Cornelia voleva ingannarlo perché gli aveva scritto per andare al porto, quindi allontanarlo, utilizza dei poteri di dominazione che non si sa come abbia ottenuto per far andare via Jonathan e ordinare di andare a casa sua, cosa che lui fa. E nonostante incroci Abram e Vesper dove hanno parcheggiato le macchine, Abram non riesce a cancellargli la memoria, il comando è troppo forte, e Vesper lo accompagna a casa assecondandolo, anche se Jonathan è appena arrivato, la bestia prende il sopravvento su di lui e rimane ossessionato dal fatto che Dylan deve essere messo a posto. A questo punto Abram raggiunge Cornelia e vengono effettivamente avvicinati dai figli di Belial. Loro non se lo aspettavano, Abram viene catturato da quello che sembra essere questo essere con la testa da capro e un altro figuro che ha un cappuccio nero e imparettato sotto gli occhi di Cornelia e di Dylan, chiaramente, che però sa che è quello che deve essere fatto per potersene andare, perché è stato lui a chiedere ai figli di Belial di contattare il sistema circolatorio per andarsene, lui e Cornelia. Cornelia si ricorda di quello che gli ha detto Jonathan sul possibile clan di cui fanno parte i figli di Belial, ovvero il ministero, che sono molto sensibili alla luce, e utilizzando la sua torcia del cellulare in onda di luce questo capro,
che si ritrae e si volatilizza via nella notte sotto la pioggia. Poi lei ha un confronto con l'altro e inizia in qualche modo a subire il suo fascino dovuto ai suoi poteri del sangue. E l'altro vuole solo che Cornelia e gli altri parlino con loro per capire la loro posizione. Cornelia, nonostante non voglia, in qualche modo però inizia ad avere un tarlo nella sua testa, decide di restare proprio quando arrivano anche Vesper e Jonathan. Peraltro Abram è stato portato invece al piano di sotto impalettato. Jonathan, come prima cosa, mette a posto Dylan, che diciamo. Lui l'unica cosa che vorrebbe è andarsene via insieme a Cornelia. E parlando tutti insieme decidono però comunque di ascoltare quello che hanno da dire. Quindi scendono al piano di sotto, dove Abram viene liberato dal paletto e ricompare questo essere con la testa da capro che si rivela essere Belial. Ed essere molto antico, antico quasi quanto il Sile di Jonathan, perché pare che anche lui è stato richiamato in Medio Oriente per il richiamo. Peraltro lo conosce e Jonathan intuisce, leggendo fra le righe, che il vero obiettivo di Belial è sbarazzarsi del sire di Jonathan. E Belial rivela il loro piano. Fondamentalmente loro volevano infiltrarsi nel tessuto dei mortali, che è la cosa che sanno fare meglio in quanto ministri, per attirare una grande attenzione dalla polizia del più grande paese vicino per chiudere sostanzialmente la città in modo da impedire quello che pare voglia fare padre Damian, che è il sire di Jonathan, ovvero una sorta di sacrificio rituale di gran parte della popolazione, quella che va a messa, fondamentalmente la messa notturna, per sventare, sembrerebbe, una sorta di Geenna. E ovviamente è difficile da credere, visto che com'è possibile che quello che succede in un piccolo paese in Irlanda abbia un impatto su tutta la società dei vampiri? Sembra che questa cosa stia succedendo in varie altre parti del mondo. In ogni caso, Belial vuole che effettivamente questa cosa non succeda, questo rituale non succeda, per epurare il mondo dalla loro presenza. Lui non vuole in qualche modo impedirlo con le sue mani, vuole che le cose succedano da sole una volta messe in moto, e soprattutto rimette in guardia su padre Damian, perché lui stesso vuole assolutamente, secondo Belial, ha estremamente paura di morire e ha in qualche modo chiesto a loro di compiere questo rito, ma se loro non dovessero, probabilmente si attiverebbe lui stesso. Dopo tutte queste informazioni, i quattro effettivamente hanno molto a cui pensare, specie Abram per aver parlato con padre Damian rispetto a questa sorta di rituale, o Vesper, visto che ha molti contatti con le persone di Baltimore, visto che lei è nata lì e potrebbe perdere persona a cui tiene, Cornelia, che è direttamente collegata con Dylan, che sembra essersi messo nei guai con questi figli di Belial, e Jonathan, perché lui è l'infante di Damian. Manca solo un giorno, una notte effettivamente, al giorno che è stato indicato da padre Damian come la notte in cui dovrà essere fatto il rituale nella chiesa. E vi svegliate, e siete tutti ognuno nel proprio rifugio, se non sbaglio, giusto? C'è la questione Margaret. Sì, Che giusto, ha la vera fondamentalmente esatto, fede o... quando, esatto, perché quando Vesper ha portato Jonathan a casa, è arrivata anche Margaret terrorizzata da quello che è successo fondamentalmente a casa di Anton. Ma quando Vesper apre, lei ha una reazione molto strana. Intanto i poteri di Vesper sembrano non attecchire su Margaret, e poi lei la addita come un qualcosa dove si annida dentro il male e scappa via. Cosa che sembrerebbe riportare a un mortale che ha la vera fede, qualunque cosa essa significhi,
In ogni caso, Jonathan ha sentito dire questa cosa dal suo sire. Non mi ricordo quale sire ve l'aveva detto, però avete messo insieme le informazioni sul fatto che vi era stato detto che questa cosa qua viene chiamata vera fede. E ok, quindi fate un tiro di risveglio tutti. E vediamo se andiamo a fame 5. Esatto, perché in tutto questo Vesper ha fame 4, nonostante Ah, abbia fatto ho fame tantissimo. abbia partecipato alla messa la notte prima. Ah, no, rimane a Funziona. 4. Abram invece Rimango solo a sale a 4, fame dai. 3. Ragazzi, io voglio cambiare veramente questo bot di merda, zio Senti, io cane. sono a fame 4, quindi io rimango Jonathan chiusa in pure. casa e qualcuno viene da Jonathan va mangiare. anche lui a fame 3. E Oh, io invece fino adesso ne ho preso solo uno, Cornelia pure va invece a fame 2, vabbè. Quindi siete fondamentalmente con Vespera a fame 4, Cornelia a fame 2 e Abraham e Jonathan a fame 3, se non sbaglio, fame 3. Ok, siete ognuno nel proprio rifugio. Sono circa le 8, 8 di sera. Diciamo, sì, Jonathan e Cornelia potete svegliarvi prima, se volete, verso le 7. Se avete altro da fare. Se no, siete tutti svegli nel vostro rifugio e ha smesso di piovere. La notte prima pioveva proprio a dirotto, non si vedeva quasi niente se non con le torce. Adesso invece il cielo è molto limpido. Cioè, sta anche sorgendo una luna abbastanza piena. Dunque. Così in generale, Abram, quali sarebbero i tuoi piani per la notte, più o meno? Così a grandi linee. Tra l'altro, vi chiederei di, se volete, già che questa domanda ve la farò a tutti, se volete aggiornare la vostra ambition e il vostro desire. Ah, io in teoria lo dovrei avere completato, nel senso Sì, che tuo era. desire era scoprire chi sono i figli di Belial. Quindi, tra l'altro, a questo punto ti recuperi anche l'ultimo willpower. E dimmi quindi che desire metti e quindi più o meno che cosa sarà il tuo piano generale rispetto alla serata. Il desire adesso potrebbe essere quello di risolvere questa situazione qui. Cioè, trovare una soluzione che sia idonea, cioè una soluzione alla situazione attuale. Sì, deve essere una cosa concreta, eh. Beh, più concreta di così, cioè sciogliere la matassa, prendere una decisione effettiva tra l'agire e uccidere tutti, Ok, quindi prendere una oppure. decisione, perché vuol dire che tu in questo momento sei incerto su cosa fare, quindi, giusto? Io sono abbastanza incerto, nel senso che non mi piace essere manipolato. Non mi piace essere manipolato. E partendo da questo presupposto qua, sono, diciamo, propenso a fare quello che dice padre Damian. Ok, però adesso non. Se il tuo desire è prendere una decisione, vuol dire che non l'hai ancora presa. Ok. No, assolutamente. Vesper, tu. Sì, a questo punto direi che, cioè, nel senso, trovare qualcuno che gestisca l'AI al momento è secondario. Sì, la badante, diciamo Protegge. che. Sì, la badante. E, boh, io voglio prote cioè, proteggere la città è l'ambition, quindi desire, non saprei, Desire cioè. è una cosa, È diciamo, qual è la proteggere. cosa principale che vuole Vesper ora? Beh, io non voglio che muoia nessuno, non voglio che muoiano, cioè, Ok, quindi le potrebbe persone della essere città. impedire il rituale, quindi, a questo punto. Sì. Ok. Cornelia. Cambiato adesso. Cornelia principalmente vuole evitare che si crei un massacro. Ok, Molto simile banalmente. a Vesper quindi. E Simile a Vesper, sì. invece Jonathan? Massacrare tu. Fare il No! rituale. Fare rituale e massacrare chiunque mi fermi. Lo metto, se vuoi. No, ho appena messo io. Vince la maga delle mie azioni, ok. Sì, voglio parlare con Margaret che l'ho evitata come la lebbra fino adesso, mi sembra Ok. poco educato visto che è la mia pace. Ok, quindi Jonathan, tu probabilmente andrai da Margaret, giusto?
Abram, tu hai qualcosa di concreto da fare questa notte? Tendenzialmente no, vorrei trovarmi con gli altri per capire qual è la cosa da fare. Ok, Diciamo quindi che... gli inviti tutti da te fondamentalmente. Sì, dai, facciamo una cosa del genere, Ok, quindi a voi arriverà un messaggio da Abram dicendo di venire da lui al più presto. Vesper, tu che cosa, qual è la cosa più concreta che vuoi fare, a meno che non è semplicemente andare da Abram per parlarne? dai. Ah, io volevo fare dei documenti falsi per in caso serva andarsene via dalla città. Ok, allora tu al momento, tu comunque dei documenti che reggono ce li hai per adesso, eh? Li puoi fare per altri, però i tuoi per Sì, adesso infatti reggono Cornelia, perché li sono volevi tu, no? assolutamente... Yes, please. Cioè, Ok, quindi tu Cornelia me li aveva chiesti, quindi... vorrai creare dei documenti per Cornelia, giusto? Ok. Cornelia, invece, la cosa più concreta che vuoi fare adesso? Controllare se è arrivata risposta dalla lettera che avevo mandato ai familiari di Ferdinand, che è l'unica cosa che ora come ora non ho più controllato. Sì, tra l'altro arriverà fondamentalmente, cioè se è arrivata, è arrivata nella casella delle lettere adesso. Cioè, adesso di giorno, quindi adesso che è tramontato il sole, potresti andare a vedere, giusto? Allora vado a vedere sia la mia sia quella del povero Ferdinand deceduto. Tu cosa avevi scritto Controllo. esattamente? Avevo parlato del fatto che Ferdinand fosse morto nel sonno, per l'età e che non ave... Sono la... ero la sua vicina di casa, che sono stata io a trovarlo, che... Se desideravano fare qualcosa con la salma di particolare, se desideravano reclamarla per qualche cerimonia, per cose simili, magari, che cavolo ne so, sono di una religione particolare simile, che potevano trovare a questo indirizzo o chiamare al numero seguente. E ho dato il mio numero di cellulare con l'indirizzo della casa di Ferdinand Certo. come punto di Ok. ritrovo. Se vai a vedere quindi la posta. Ok, esci, fondamentalmente c'è la casellina delle lettere fuori. C'è dentro qualcosa. La porti dentro. Fuori vedi che c'è questa nottata estremamente limpida. Tirami intelligence più academics, difficoltà 3. Non ho academics. Pazienza. Però sei intelligente, dai. Ah, è intelligence. Almeno una intelligente. Per 4 mesi da essere 81, intelligente. ok. Prendi la lettera, fondamentalmente torni in casa. La lettera non è una lettera, è proprio un foglio piegato in due. Non c'è il mittente, non c'è l'indirizzo, cioè non c'è nulla. C'è scritto, sono passata ma non ha risposto nessuno. Sono all'ostello vicino alla chiesa. Vorrei vedere mio padre un'ultima volta. Filmato Roberta. Ok, che io sappia, nel suo tempo da vivo mi ha mai parlato di una certa Roberta Ferdinand? No. Zan zan zan. Ok. Tipico nome da inquisitore, Roberto. Esatto. Italiano, infatti. Mentre sei in casa con questa. Tanto di là ovviamente non si è visto, ma immagini di sapere dov'è. Suonano alla porta. Sei la donna delle spighe, comunque. Ma quello sono Beh, io. La donna no, delle spighe. io. La donna delle sfighe, Sono lui. io la donna delle spighe perché sono un maschio, cazzo. Ok, visto che comunque non sono per niente tranquilla dopo gli ultimi avvenimenti, acchiappo molto ignorante una padella. Che
Pensi che con tipo molta cautela mi avvicino alla porta per vedere prima chi cacchio è. Ok, ok, guardi dallo spioncino, vedi che sono due poliziotti. Una poliziotta e un poliziotto. Hanno parcheggiato la volante sul viale, davanti alla tua casa. Li riconosco o... No. No, tra l'altro l'unico poliziotto che c'è è tendenzialmente John. A Baltimore, dico. Mm. Ok. Erano quelli che ha chiamato da fuori città. Ok, riportando la padella indietro, torno, apro la porta tipo tanto così. Mm-hmm. Sì? Si fa avanti la poliziotta. Bionda, avrà 45 anni, 50 anni, una cosa del genere. Probabilmente non è solo una poliziotta, quindi dall'età che ha. E ti dice: lei è la signora Cornelia McCoffin? Sì. Dovremmo farle qualche domanda. Va bene. Scusate, per cosa? È legata all'incendio che c'è stato in città. Abbiamo interrogato delle persone chiave, hanno fatto il suo nome. Dovrebbe venire in centrale. Io so dove è la centrale. Oddio, tu sei... No, però sicuramente è una città, non è a Baltimore, sicuramente. Oh, probabilmente, diciamo... Dunque, lei ha detto centrale, quindi senz'altro sarà la città più grande vicina a Baltimore. Quindi, diciamo... Cosa potrebbe essere? Diciamo che loro vengono da... Cork. Ok. Ci vuole almeno un'ora e mezza di macchina. Ragazzi. Vedi a star sulle balle, vecchietti. E ti denuncio. Ma adesso arrivano anche per me, poi glieli mangio questa volta. Anzi, ho detto una cazzata. È molto più vicino. È una mezz'ora. Ok. Vabbè. In macchina però. Sì, sì, sì. È mezz'ora, okay. In macchina, quindi a piedi è parecchio distante. Io li guardo un attimo confusa perché non cerco di giocare. Da una parte dico io non c'entro niente con l'incendio, però vabbè. Dico, però dicono, okay, lei guarda il collega e dice siamo sicuri che lei non c'entra niente. Non c'è neanche. È che dovremmo comunque farle delle domande. Era un mio pensiero. No, gli dico va bene, datemi solo un attimo che recupero due o tre cose e mi do un attimo una sistemata, arrivo subito. E gli faccio segno che se vogliono entrare possono entrare, vado un attimo effettivamente a recuperare le due cavolate mie solite, nel mentre mando un messaggio agli altri con... Sono venuto tizio a interrogarmi, sto andando nella centrale. Dio. E tipo emoji delle dita incrociate. Tra l'altro, esatto, cosa curiosa. Tu hai maschera 1, quindi reggi a un check. Vediamo esattamente cosa dice maschera 1. Perché sono sicuro. Io rispondo e dico: con tutta la droga che hai smerciato, ti rompo nel cazzo per un incendio di non hai che non hai fatto neanche tu. Che non, non c'è niente. Tra l'altro, non c'entra niente. Irlandese, sì, ma lei spacciava i bambini. Lei, devo dire, non è che. Esatto, cioè, tra l'altro. Pensavo, avevo i funghi che crescevano, li davo in giro. Non facevo la niente di illegale. Il irlandese colpisce ancora. Diciamo, la tua carta d'identità. Passa fondamentalmente check di provincia. Se chiaramente, se invece ci si mette dentro l'FBI, Scotland Yard o l'equivalente irlandese, che non so quale sia, no. Cioè, nel senso, se entra la polizia nazionale, non regge, tutto il resto sì. Questi sono poliziotti. Dobbiamo tenerla una giornata in carcere per precauzione.
è lì. Un metto di cenere. Esatto. Che cosa vi dite voi? Le celle di vetro. Io le mando un coso, un, questo. Un pollicione, si chiama pollice. Thumbs up. Aiuto. E io le scrivo, di chi è stata Magda, come si chiama? Margaret, di chi è stata Margaret? Incredibilissimo. Sì, infatti. Beh, le piace mettere fuoco alle cose. Io ignoro il messaggio, ormai ignoro fondamentalmente il telefono. Il cellulare tu non sai neanche cosa sia. Esatto. O me lo dicono gli altri, o per me non. Ok, cosa fai quindi, Corneglia? No, recupero le mie cose e poi effettivamente con zainetto in spalle più tranquillamente possibile. Sì, allora loro fondamentalmente non è che ti scortano, sono seduti in macchina, aspettano che tu arrivi. Quando esci dalla casa, vedi che la macchina della polizia dove loro sono seduti è in fiamme. Seduto. Sul momento? O è una mia visione? È completamente in fiamme. Poi non lo è più. Ok. Visto che comunque penso che il fuoco effettivamente non è che mi faccia fare un sorriso a 42 denti, diciamo che perdo un attimo l'equilibrio di me stessa e non dico fingo, perché effettivamente mi sto sentendo male, sto incominciando a vedere troppe volte fuoco. E mi metto proprio una mano sulla fronte, mi tipo siedo per terra come se avessi visto chissà che cosa. E aspetto che in un certo senso reagiscano i poliziotti. La poliziotta, l'altro rimane dentro, la poliziotta esce e ti va incontro. Tu sei seduta e dici c'è qualcosa che non va? Non credo di sentirmi al massimo. Sentite, io verrei molto volentieri, ma... davvero non sono del tutto bene con me stessa in questo preciso istante. Se volete posso venire domani sera, io ho tendenza a lavorare di notte, sapete com'è. Vedi che lei guarda il collega. Tirami wits più insight, difficoltà 2. Insight. Messi critical. Oh! Guai a te! Guai a... Bestia failure, porca troia. Guai a te, infatti. Non potevi stare zitto, te. Guarda un cazzo, cioè. Meglio. Guarda che se lo tirava lui faceva 6 successi. Guai a te, esatto. Tutti critici. Allora, comparsion. Ma infatti non parlare quando tiriamo, Eddie, perché basta la tua voce. Lo potete mutare, per favore. Allora... sanità mentale. È come se la tua bestia ti stesse gridando di scappare via da lì. Da loro. Finché non stai in un posto che reputi sicuro, per un po' hai meno 2 a tutti i tiri. O meglio, la tutti i tiri che non, che non contribuiscano ad arrivarci. Rientra in casa. Non neanche, perché credo che a sto giro. E lei cosa fa, più che altro? Lei scambia uno sguardo con il poliziotto, ti guarda e ti dice: signorina, dovremmo interrogarla questa sera. Non è qualcosa che sto fingendo, non sto bene, per favore, non vi prego, non me la sento, non sto bene, mi dispiace, non so che mi prenda, ma ho davvero... non mi sento a mio agio. Lei dice... faremo il possibile per renderle il soggiorno in centrale più breve e rilassato possibile, ma purtroppo non... dobbiamo assolutamente interrogarla questa sera, ne va delle nostre indagini, abbiamo un mandato per interrogarla. Interrogatemi qua se volete, ma non me la sento di viaggiare, non sto bene, per favore. Lei si scambia un altro sguardo con il poliziotto e dice: ci vorrà veramente poche ore.
le chiedo di collaborare e si avvicina per prenderti il braccio delicatamente. Io mi scanso e comincio a fare un po' l'isterica, dico no, ho detto di no, lasciatemi stare. Non... Se volete interrogarmi lo potete fare qua, ma non me la sento di viaggiare, per favore. Non possiamo interrogarla qui nella sua abitazione, deve venire con noi in centrale. Non renda le cose più difficili per noi e per lei. Capisci che fondamentalmente non è difficile che li porti da qualche parte. Ho detto di no. Non po- no e basta e me ne torno in casa. Ok, le dice no, fermi e chiudi la porta, immagino. E la bestia ti sta proprio urlando dicendo ma perché, che cosa stai facendo, devi stare al sicuro, vai via, sbarazzati di loro. Senti un sacco di emozioni contrastanti dentro di te che non riesci bene a gestire, che cosa fai? Piccola domanda, la scogliera in cui di solito andava Dylan, mm-hmm. se riesco a recuperare la mappa, è dall'altra parte del cimitero. Ma è dietro? Sì, è dietro la chiesa. Cioè la casa tua, il cimitero, il rudere della chiesa antica e poi da lì parte la scogliera che scende. C'è una porta, c'è un'altra porta che ti porta lì. Volendo, non è solo l'ingresso, perché tu hai l'ingresso, no, hai ovviamente anche la porta quella per il morgue. Ok. E piuttosto vado verso la scogliera cercando di non farmi beccare. Ok, quindi sgattaioli fuori per dalla porta quella sul retro dove diciamo c'è lo spiazzo per portare il carro funebre, entrare nell'obitorio. È un tiro di destrezza più atletica. Ti esci da lì? Sì. Ok. Fai un tiro di destrezza più stealth. Chiudi quel becco che ti ritrovi. Destrezza più stealth. No. Ovviamente il meno 2 non ce l'hai perché stai effettivamente andandote in un posto più sicuro. Aspetta che tiro prima io il tiro contrapposto, che sarà altino perché il loro lavoro sono in 2. Quindi direi che... Quanto medio tanto. Tendenzialmente sono 8. Hanno fatto 3 successi su 8 dadi, non è tantissimo. Devi fare 3 successi tu. Volendo poi, tu ne tireresti 4. Ricordati che se vuoi puoi fare un tiro di rouse check per aumentarti di 2 la pull. Subito. Ok. Ok, quindi vai a fame 3, però tiri 2 dadi in più. Quindi ne tiri 6 in tutto. Willpower. 6, ok, tira 3 giusti, giusti. Ok, quindi fondamentalmente... non fai neanche un rumore, conoscendo bene effettivamente il cimitero, l'area, riesci a scattare. Sai che non durerà tantissimo questo inganno, però sei lì. Più che altro voglio sgattaiolare nella sezione costiera. Sì. Poi, fondamentalmente la costa sarebbe che tu devi fondamentalmente fare un pezzettino in discesa e sei in questa spiaggia di sassi. Che se okay. Si inizia a allontanarti, vedi soltanto la chiesa appollaiata sopra il dislivello e la tua casa e il cimitero sono appena dietro. Ok, però è solo una zona adibita a spiaggia? No, continua un po'. O continua? Continua un po', sì. Cioè se tu continui arriverai in città. Ottimo. Io continuo, vado verso la città nel mentre scrivo a Vesper. I poliziotti mi puzzano. Sto venendo in città, help. Ok. Cazzo, scrivi a me che non volevo uscire di casa, vabbè dai. Era chiusa. Ok. Jonathan, cosa stai facendo tu? Solo fame qua. Ti scrivo dove? Anzi, ti mando la chiesa. E piuttosto dico, anzi, facciamo così, recap. Lo scrivo a tutti e dico, vi raggiungo in chiesa. Ok. Non ho alternative. Chiesa oggi. Jonathan, cosa stai facendo? E vedo di fare tutto il giro. Visto che i sassi non dovrei neanche lasciare impronte, teoricamente. Quindi... Sì, no, infatti. L'unica roba un po' pericolosa, ti dico, è che, ma lo vedi tu stessa, è ovviamente una spiaggia di sassi, quindi non c'è molti posti dove nascondersi. Se uno si affaccia, magari ti vede piccola in lontananza che vai. Ti vedo
piuttosto mi butto in... Se no, mi butto in bar. Tanto non respiro. Faccio nuoto. Tanto non respiro, faccio in apnea. Beh. Non è una cattiva idea, se non vuoi essere beccata io vado in diciamo acqua, che hai un certo... vado giù e non mi vedono. Tendenzialmente hai un certo vantaggio su di loro, che non è che subito dicono ma dove è andata, diciamo che probabilmente riesci ad arrivare in città senza che loro, visto che hai fatto successo in quel tiro di contrapposto, busseranno un po' prima di... Esatto, busseranno proprio, dicono non c'è, iniziano a guardare in giro, vedono che non ci sei più, poi magari entreranno effettivamente in casa e non vedono che non sei, visto che pare che abbiano un mandato per interrogarti. Jonathan, che cosa fai allora? Allora, io mi sono appena svegliato, canonica, e vado a cercare Margaret. Margaret dove abita di solito? Canonica. È con me, tipo. Ma no, no, ha una casa propria, abbiamo detto, perché ti... no, ha una casa vicino, ma è propria. Perché lei la notte prima era venuta da te prima, non era già lì. Mm-hmm. Quindi e... sì, ha una sua casa... poco, appena vicino alla chiesa, proprio, quindi proprio 5 minuti, 3 minuti a piedi, ma nemmeno 2 minuti. Vai da lei, sì, quindi? Diciamo che... no, non vado da lei, vado in chiesa, e vado in chiesa aspettandomi di trovarla. O di trovarla, o comunque che mi raggiunga entro breve. Ok, tu sei lì... comunque andiamo tutti in chiesa dove c'è la tizia che si sgama tutti. Non è colpa mia se voi avete deciso tutti in chiesa. Tu rimani lì in chiesa. Andiamo da un'altra parte. Vabbè, Anton ovviamente non c'è. È stranamente tutto silenzioso e non c'è nessuno. Cosa che non succedeva mai. Tendenzialmente qualcuno che magari sta comunque lì per pregare, accendere un cero. Margaret stessa si facevano vedere. Oppure chiedere ad Anton di confessarsi o a te. Aspettare che arrivavi di notte di sera per confessare. Non c'è nessuno. Io inizio a preparare per la funzione di domani, così come una sorta di rituale terapeutico. Tutto apposta. Sì, tu lo fai nel silenzio, nel silenzio più totale. Ah, giusto. Stanotte? No, è domani notte. Domani. Domani notte. Abbiamo ancora una notte da sopravvivere. Ah, è domani? Sì. Avevo capito dal recap che era stanotte. No. Scusate. No. Questa notte è la seconda notte e Damian ti ha detto tra tre notti. Quindi è domani notte. Notte prima del rituale. E ok, quindi tu stai preparando tutto. E tu la messa quando dovresti farla? Non stasera, domani? Domani. Domani. Sì. Ok, mi immagino che oggi sia fame. Mi immagino che oggi sia sabato. Il COVID pare proprio più stupido, secondo me. Sembra impossibile. Tu stai preparando tutto, ma non arriva nessuno. E io faccio una mezz'oretta di preparativi, poi non vedendo arrivare nessuno, vado effettivamente a casa di Margaret. Incazzato anche perché sembra l'ora di arrivare. Ok, tra l'altro quando esci dalla chiesa, noti che c'è un foglio fisso sulla porta della chiesa. È fondamentalmente un messaggio firmato dal Dipartimento di Polizia di Cork, che è la città fondamentalmente sotto cui la giurisdizione dell'ufficio di John è sotto la Polizia di Cork, che è la città più grande, più vicina, che sconsiglia vivamente agli abitanti di Baltimore di uscire alla sera dopo le 8. Sono le 8:30. Tolgo. Cioè, nel senso, lo tolgo per leggerlo. Mm-hmm. Mi faccio una mezza risata pensando. Sì, esatto. Non vale più. Mi faccio una mezza risata pensando a quale sia l'attività del paese dopo le 8 di sera. Andare. Lo sai bene, andare in chiesa. Sì, esatto. Chiesa. Non è che vanno in discoteca in chiesa, quindi... o i poveracci tipo al pub, quello è il massimo. I più giovani al cimitero, esatto, quelli proprio, quindi vado verso casa di Margaret. Ok, sei lì, busso. Vedi che si toglie una tendina, vedi Margaret e lei apre diverse mandate la porta di casa, che invece di solito la lascia quasi aperta,
e ti apre ed è molto preoccupata e dice: Monsignor, io ha sentito, ha visto l'avviso, la polizia, non, Anton, la casa, continua a balbettare delle cose ed è estremamente preoccupata e entra dentro, ti invita a entrare, continua a parlare quasi da sola ripetendo queste cose, dicendo no, non ce la faccio, Dio aiutaci. Tira wits più insight, difficoltà 3. Ma si critica l'intelligenza, la faccio saltare. Allora, wits più insight, vieni zitto, 6 dadi così e 3 di fame. Sì, difficoltà 3. Avevo scritto 63 dadi, mi sembrava 63. Allora, no, a meno che non ti will, a meno che non ti willpoweri, sono 2 su 3. Sì, willpower. Okay. Ritirerei solo un dado, giusto? Sì. Visti i risultati. No, visti i risultati. Willpower. 2 successi. Vita passata. Niente. Ok, quindi tu sei lì dentro, lei continua a ripetere queste cose, dice: Dio aiutaci, è un momento così difficile per la nostra comunità, è successo tutto in così poco tempo. Padre, lei che cosa ne pensa? Effettivamente negli ultimi giorni sono successe molte cose. E che cosa stava facendo con quella donna ieri notte? Attenzione alle tue parole. Capisci a me. No. Effettivamente non le avevamo detto che c'ero anch'io. Mm-hmm. No, però diciamo che sarebbe ancora più strano se in casa tua senza di te c'era lei. Ma non era tipo in casa mia. No, le avevo detto che ero andata a cercarlo. Per le chiavi? Sì, che sì, è andata sì. Per le, che mi ha dato le chiavi. Lei dice comunque così. Ok, io ho sentito quello che... Sì, sì. Tu hai sentito quello che ha detto Vesper? Sì, ci eravamo messi d'accordo prima. E quindi io le dico... Beh, c'ero ieri sera. Stavo consolando un'altra sorella. Lei, Monsignor, ha sentito che... In quella persona alberga il male. Senti. E nel frattempo dove siamo? Sul salotto. Ok. E le faccio segno di sederci. C'è un tavolo o c'è il divano? Allora, due divanetti con i pizzi sopra, pieni di crocifissi in giro, la foto di Papa Francesco appesa. E molla. Lei si siede agitatissima e dice: è difficile da spiegare, padre, ma è la stessa cosa che mi fa dire che lei è una così brava persona. Lei invece non glielo so spiegare, è come quando prego. Descrivimi queste tue sensazioni. È come quando prego è come se sento la presenza di Dio quando prego. Lei vedi che si perde lo sguardo davanti a sé, già era un po' agitata eccetera, adesso incoglionita. Esatto. E è come se smettesse di guardarti, si perdesse proprio, come se stesse ricordando il momento. Per descrivertelo, una cosa, tra l'altro un'esperienza che è veramente difficile da descrivere a parole. E mentre lei dice queste cose, tu è come se ti venisse fisicamente una sorta di attacco di panico. Senti tutto attorno a te che urla, che te ne devi andare da lì. Fai un tiro di frenesia. Difficoltà 2. Quindi ne tiri fondamentalmente 1, 2, 3, 4 più 3, 7 dadi. Difficoltà 2. Non ci metterà la fame, non puoi usare il power. Non si sa mai. 4 successi.
Ok, riesci a tenerlo calmo, cioè sotto controllo questa cosa, ma è una cosa che non hai mai provato prima ed è ancora lì, cioè senti tutto che è opprimente, è come se ci fosse un suono di unghie sulla lavagna perenne e capisci che qualcosa è sbagliato, te ne devi andare da lì il più fretta possibile, tant'è che tu senti che la bestia dentro di te scalpita. Cosa fai? Io le dico... la bestia mi vuole far uscire di da casa sua? Sì, o portarla via, mi vuole via da lì, allontanare da lei, far allontanare da lei. Vai in bagno. Questa cosa qua ti è venuta esattamente quando lei ha iniziato a ripensare a quando prega. Ok, io le dico perdonami Margaret, però certi discorsi sono più pregnanti nella casa del Signore. Mi seguiresti in chiesa? Così prendo tempo. Cambiamo argomento magari per strada. E dice... Così ci becca me e lei Cornelia, no, tutti in chiesa. Io vado nella cripta. Bravo, chiudela dentro. Lei ha un attimo di esitazione, poi però dice va bene, si guarda in giro, si alza e ti facendo di uscire ed esce dopo di te. Dove vai? Vado in chiesa, ma non entro nella navata principale, andiamo nella cripta sotto, che è più intima. Tu inizi ad andare lì, tra l'altro la cripta è dove ci sono... c'era anche... non mi ricordo, la cripta è un'effettiva cripta o è una stanza sotterranea adibita a luogo dove tipo si incontrava... cioè non mi ricordo dove che si incontrava Vesper con gli alcolisti anonimi. In patronato. Sì. Un altro posto, altro posto, quindi è quella è proprio la cripta della chiesa. Ti dico, quanto strano per te è portarla in cripta? Non particolarmente. Cioè, dove faccio i battesimi per... Ok, quindi è un posto normale, ok. Ok, sì, quindi... è solo una stanza chiusa, non sono le catacombe. No, lei fondamentalmente... No, no, ma è... nel senso, ok, che non ho le catacombe, ma non è neanche un posto che dici ci si va solo per inumare i cadaveri. No, ok, lei no, continua a venire verso di te e ha smesso di... cioè questo sentimento di stridore, di che c'è qualcosa di sbagliato è passato ora che ha smesso di pensare alla preghiera, ma continua a far fugliare queste cose tra sé e sé mentre ti segue e ti dice: io certo monsignor, certo ho sentito parlare della vera fede. Io avevamo detto di sì, hai fatto un tiro prima, avevamo detto di sì, e ho una vaga idea di cosa possa succedere a qualcuno con vera fede qualora diventasse un ghoul o un vampiro? Questo no, e inoltre la cosa che anche tu sai della vera fede è che non sai esattamente come funziona, hai sentito, forse il tuo sire ti ha raccontato di cose contrastanti, sicuramente la cosa che hai un po' intuito è che non funziona nello stesso modo per tutti, non sai neanche perché funziona... O da dove viene questa cosa o perché ti dà fastidio. Quello che è certo è che è la prima volta che lo senti ed è proprio antitetico alla tua stessa esistenza. Penso di star per fare una di quelle cagate che resteranno. Sì, anch'io penso, però sarebbe molto divertente vedere come succede. Allora, ci sediamo. Se dobbiamo fare le cose fatte bene, facciamole fatte bene. Ci sediamo e le chiedo: ti sei mai interrogata su cosa sia il male? C'è scritto nella Bibbia. Parlamene. Infrangere i comandamenti che ci ha dato il Signore. Secondo te, Giuda Iscariot è malvagio? Ehi, sorride tra sé e sé, un po' imbarazzata, e dice: non la seguo, Monsignor. Sembra che stia facendo una delle sue prediche. In un certo senso, quando si parla di Dio. C'entra con quella donna, vero?
è un po' più ampio, ti dirò. C'entra con ciò che è bene e ciò che è male. E lei era senz'altro malvagia, l'ho sentito. Lei non lo sente mai nelle persone quando le confessa? Oh, io penso solo che ci siano persone che si sono perse, che hanno bisogno della luce del Signore. Pochi sono realmente malvagi. Io sono buona, vero? Cosa intendi per buona? Adesso assaggio, dirò. Sono... Tra l'altro, a proposito di assaggiare, io finché stavamo camminando, l'ho annusata. Qual è la sua risonanza? Oddio, direi che... Vera fede, no, non assaggiare. Sinceramente non... Tu hai qualche tipo di vantaggio per farlo? Sì, sei bugio magico. Sì, proprio... Esatto. Ok, è estremamente agitata e ansiosa. Probabilmente è collerica. Yeah. Come risonanza in questo momento. È addirittura arrabbiata. Sì, collerico non è semplicemente arrabbiato. Però sì, cioè nel senso è... diciamo, emotivo. Se melanconico è triste, depresso, flemmatico è riflessivo, contemplativo, sanguigno è attivo e in qualche modo godereccio, collerico è attivo, inquieto, che anche la rabbia ci rientra, ma non solo. Uno stato di inquietudine. Quindi lei dice, sì, buona intendo che sono una brava cristiana. Io la guardo con un mezzo sorriso. Secondo te, l'Iscariota era un buon cristiano? Beh, no. Eppure ha fatto la volontà di Dio. Ha peccato. Ma se non l'avesse fatto, il Cristo non avrebbe potuto compiersi. E cosa c'entra? È comunque un peccatore. Ma non era forse la volontà di Dio che quel peccato avesse luogo? Resta un peccatore. Se l'Iscariota si fosse rifiutato. Resta un peccatore anche se ha fatto la volontà di Dio. Ha venduto nostro Signore per 30 denari. Ma va a chiedere di più. Se il peccare è andare contro la volontà di Dio, com'è possibile peccando eseguendo la parola di Dio? Non è possibile peccare, no? Peccando. Lei scuote il capo e dice: non capisco perché mi sta facendo questo discorso. Quella donna stava seguendo la parola di Dio, anche se è una peccatrice? È qualcosa di un po' più complesso. Minchia, se la pigli lunga, porco Giuda. Cazzo! Cioè, proprio... Massimo! Restiamo in character, dai! Vedi. In questo momento la nostra città è piena di peccatori. Io non so se questa è la volontà di Dio o no. Che cosa dovrei fare, padre? Tu hai fede? Lei... Vedi che quando gli poni questa domanda lei continua a ripensarci e senti di nuovo questa fitta dentro di te e tutto che ti urla di andartene. Fai ancora un tiro di frenesia, di difficoltà 2. Mangia frenesia. Aspetta che me lo voglio godere, non tirare. 5 successi. Okay. La bacio.
capisci che ogni volta che lei pensa a queste cose o richiama in qualche modo il suo stato di meditazione o di preghiera o di capire cos'è la fede, senti basta che c'è qualcosa pregare. Dentro di, c'è qualcosa dentro di lei che per te è completamente sbagliato. Quindi lei ti dice sì, perché? Sai, devo confessarti una cosa. In tutta onestà io non posso dire di avere fede. Vedi che lei si irrigidisce immediatamente e dice ma come? Sai, per definizione, dove c'è conoscenza non può esserci fede. E io... Ma vai a cagare, fossile. No, cioè, ragazzi, silenzio, dai. Non smigliatevi un momento. Uno, due, mutatevi. Oh, ti va a spiego, ho studiato filosofia, ce l'hai proprio nel... Dove c'è conoscenza non può esserci fede. E io posso dirti di avere le prove dell'esistenza di Dio. Quindi, in tutta onestà, non posso dire di essere fedele. Le prove? Vedi che lei si alza e dice... Non... Capisci che è estremamente a disagio. Dice, non... Vorrei tornare a casa adesso. Le tocco una mano. Ok. Per tranquillizzarla? In realtà... Cioè, o per prenderla? Cioè, cosa fai? No, è un tocco molto leggero. Ma quello che mi aspetto è una reazione simile a quella che ha avuto con Vesper. Sì, quindi... tu le tocchi la mano, lei si gira verso di te, vedi che la sua faccia si trasforma in una maschera di repulsione e di terrore. Inizia a gridare. Fortuna è che siamo in crisi. Esatto, le sue urla fortunatamente sono attutite dalla cripta e anche dalla chiesa, dove non c'è nessuno apparentemente dentro. Ma mentre ti guarda, vedi che proprio continua a gridare e indietreggia, si gira per fuggire. Cosa fai? Beh, la fermo e le tengo la mano. Ovviamente lei vuole di vincolarsi, a meno che non la convinci in altro modo. O la fermi proprio. Le chiedo di fermarsi e le dico che non intendo parlare del male. Allora, se glielo chiedi, lei sicuramente non si... Scusate. Sicuramente non si... Non si ferma. È estremamente terrorizzata da te. Neanche con tutto il carisma del mondo si potrebbe fermare di fronte a quello che ha visto. La trattengo finché non si sia calmata. Ok. Lei ovviamente si vuole divincolare. Tirami strength più athletics, difficoltà 1. Se fallisco questo la uccido, perché mi sfogo. No, beh, più che altro per la fame te lo posso tirare, non per il successo in sé. Dici, può essere che effettivamente io la uccida. No, guarda, è meraviglioso. No, meraviglioso, esatto. Quindi lei è alla tua mercé, cosa fai? Mentre continua a gridare e a un certo punto inizia tipo a dire signore, abbi pietà di me. No, la faccio sedere. E le tengo una mano sulla spalla del tuo. Stai lì. No, nel senso, lei continua a divincolarsi. Appena le dai libertà di movimento, scapperà via. Devi convincerla. Pezzale le ginocchia. No, è proprio il tipo usa di convincimento che... Così non scappa vorrei, più. Vorrei condividere con gli spettatori. Io ho studiato gli estremi. Anatomia. Se le spezzi le ginocchia, non deambula. Io vorrei condividere gli estremi dal tranquillizzala al spezzo di ginocchio. Non c'è una via di mezzo. Cazzo, sei un prete, usa manipolazione o convince. No, allora, convincerla in questo. Sono un prete. Convincerla a restare con le buone o con il carisma, visto quello che ha visto, è una strada inapplicabile. Ok, la strada che vorrei percorrere è dominarla, sì, ma dominarla è equivale a legarla, non funziona tanto. Cioè, vorrebbe dire che la leghi mentalmente a stare seduta. Sì, ma tanto non funziona su di lei, rischia di non funzionare. Rischia di non funzionare, esatto, tra l'altro. Posso solo farle dimenticare quello che le ho detto, anche qualora funzionasse, e non intendo farlo.
Allora, okay. Le dimentica di averla toccata, così evita di essere traumatizzata e basta. Cioè, non capisco perché l'hai toccata, tra l'altro. Vabbè. Cazzo, siamo le ultime puntate, un po' di rivelazione. Revelation. No, darle da bere, rileva un po' di pepe perché non ce n'era già abbastanza. Se vai in un ghoul prima e se vuoi tu, dopo. Cioè. Se vuoi tu puoi girarla verso di te e cercare di guardarla negli occhi e farle dimenticare quello che hai fatto. No, non voglio farlo. Voglio tenerla ferma finché esausta non si calma. Cioè, o mi fa un colpo apoplettico o cazzo si calma prima o poi. Ok, quindi fondamentalmente la tieni stretta finché non si dimena talmente tanto da essere esausta. Esatto. Dopo 10 estenuanti minuti lei crolla piangendo a terra. La risonanza è cambiata? Sicuramente è cambiata. Sicuramente. Le tacchette su oblio, tipo. No, allora. No, ho capito cosa vuoi fare. Fondamentalmente tu vuoi. No, in realtà no, ma è solo curiosità. Allora. Lei adesso è estremamente terrorizzata e disperata. Ora. Sì, ti leggo esattamente la risonanza quella di oblio, cosa dice? Che è la risonanza vuota fondamentalmente, è l'assenza di tutte le altre quattro risonanze. Allora dice, aspetta che te la recupero, allora è la risonanza delle persone emotivamente distaccate, quelli che non provano niente, tipo gli psicopatici. Sicuramente non è quella, perché lei sta estremamente, cioè lei è... cioè ti direi la risonanza che adesso senti è estremamente forte, quindi è una risonanza fortissima se adesso ti nutri di lei. Fammetela prendere. Probabilmente quella più vicina è, aspetta che arrivo a vedere dove sono le risonanze qua. Guarda, è melanconica, perché melanconica ha anche spaventato dentro. Quindi è estremamente melanconica perché è proprio completamente disperata e tutte la sua ancora di salvezza si è la persona a cui credeva di più si è sgretolata in un attimo, pensa di essere impazzita. È sicuramente melanconica a livelli altissimi. Non è tra l'altro nelle facoltà di essere influenzata per cambiarla a parole. Cosa fai? Come si presenta nel suo essere esausta? A terra e sta continuando a piangere, non riesce più a respirare, come se fosse in pieno attacco di panico, e è prona a terra. Io la sollevo prendendola in braccio. È un sacco di patate ora, sì. È un fare molto paterno quasi. E la adagio sulla sedia. Mm-hmm. Sembra recettiva, nel senso, se le parlassi. Sembra... Non, è difficile dirlo. Sembra che si sia abbandonata a se stessa. Io cerco di essere molto calmo nel tono della voce, eccetera. E le chiedo cosa ha visto. Ah, non ti risponde. Continua a pregare dicendo abbi pietà di me, signore, salvami. Non ti calcola minimamente. In alcun modo riesco a farmi ascoltare? No. Oltre a essere, cioè, è anche perché è mentalmente e fisicamente esausta. Cioè, è come se tu l'avessi stuprata e adesso la vuoi parlare pacificatamente. Non è possibile. Cosa fai? Le brutte persone. Mi fa piangere, no? Non so. Guarda, sicuramente ti prendi
una macchia. Te la segno. Cosa fai quindi? È lì davanti a te che allora, prega esausta sulla spia. Il mio intento è quello di... Perché la mascherina? Di parlare, tra l'altro, con lei. Recuperi anche un willpower però, perché il tuo desire l'hai fatto. Cioè l'hai fatto, ci sei mosso dietro, quindi vai a zero willpower. Quindi? Sto provando. Quello che vorrei fare è cercare di comunicare con lei per farle comprendere il mio punto di vista e la situazione. Non è possibile, te l'ho detto, è come in se alcun modo. In questo momento assolutamente no, è completamente mentalmente, fisicamente esausta ed è come se tu l'avessi violata poco fa. Sicuramente non è nelle facoltà di darti retta. Allora, essendo non tanto fair questa cosa, ti dico, un tiro per calmarla te lo faccio comunque fare. La difficoltà è 4. E il tiro è di? Allora, manipulation, leadership. Allora, è sicuramente leadership, ma più che altro è carisma, perché è una cosa che devi in qualche modo, è più fisico che di inganno, di... in qualche modo di cioè è molto meno consapevole, quindi ti farei tirare carisma più leadership, difficoltà 4, volendo poi aumentarti le statistiche, però se no tiri... se l'esperienza mi ha insegnato qualcosa, io i tiri sulla fame li sbaglio al ok, sei già a 3 tra l'altro, e tra l'altro a 4 inizio a sanguinare da fronte e mani, quindi che tanto voglio dire tutto. Non sarebbe un problema, ti dico, l'importante è che non ti becchino i due poliziotti che stanno cercando me. No, tanto sono lì, sono da te, quindi scusi signor Gesù, per caso ho visto la becchina. Allora, devo metterci la fame? Sì, così me la tuccio definitivamente. Così risolviamo uno dei nostri problemi. Risolviamo 5 dadi con 3 di fame. Sì. A meno che non usi un rouse check, vai a 7. Bam. Si critica. Hai fatto un messi critico, ok. Quindi fondamentalmente tu vuol dire che l'hai calmata. Benissimo. Lento dentro. L'hai calmata talmente bene. Che una meba. Un vampiro. L'hai calmata, sì, ok. Allora, è come se... è come se la tua bestia interiore si trova di fronte a questa persona con la vera fede e vuole in qualche modo imporre la sua dominanza, e la senti come se si espandesse dentro di te, come una sorta di aura che piano piano esce, quasi riesci a vederla, un alone di luce che però è spenta, e lei... vedi che a un certo punto smette di avere questo attacco di panico, inizia a respirare e ti guarda, ma è come se una vittima di una che sa di dover essere la vittima di un serial killer ha un attimo di lucidità che ha accettato la sua morte. Vedi questa cosa qua negli occhi, fondamentalmente. È come se però ti riflettessi dentro di lei e vedi il mostro che sei diventato, quindi subisci un'altra macchia. Andate a parlare per un'altra mezz'oretta, così ne prendi un altro paio questa esatto. Sera. Hai finito le macchie, quindi puoi o tenerle così, sperare di avere un successo lo stesso, però hai meno 2 a tutti i tiri perché non riesci a vivere con te stesso, oppure subire una frattura nella tua umanità, andare subito a umanità 7, ma ripulirti le macchie. Cosa fai? Se non mi ripulissi le macchie, io avrei un dado alla fine sessione, dici? Se tu ne devi tirare 0, ne tiri comunque 1. No, perdonami. Io adesso, se mi tenessi tutte le macchie, avrei meno 2 a tutto. Meno 2 a tutto. E un senso di oppressione. Durante la sessione, io non ho modi per recuperare. No. Tipo, c'è un altro fantasma da esorcizzare in giro.
Allora, comunque no, perché al massimo, se proprio dovesse succedere, recupereresti il punto di umanità, rimaresti comunque con macchia 1 a questo punto. Ok, allora ha senso che io mi rompa. Ok, quindi ti sei visto riflesso nei suoi occhi, vedi il mostro che sei, che la mostruosità che hai fatto, beh, umanità 7. Però a questo punto lei ti guarda con lo sguardo che una vittima vede il suo carnefice prima di morire. Passerei, prima che tu cominci a parlare, passerei a Vesper. Cosa fai? Intanto so quando arriva più o meno in chiesa. Quando arriva più o meno quindi... in chiesa? Sì, beh, calcola che ci vorranno 20 minuti circa a piedi da lì. Passando okay, dalla scogliera. Quindi... tra l'altro io lavoro e poi quando penso che stia arrivando mi dirigo verso la chiesa. Ok, tra l'altro in quel momento Jonathan è giù nella cripta. Io però non lo so. Esatto. Okay, io cerco di evitare chiunque, quindi cerco di vedere, di stare lontano. Tanto non penso ci sia gente in strada, quindi. No, esatto, non c'è nessuno in strada. L'unica cosa che vedi è una la macchina, che non è esattamente la macchina della polizia, la macchina normale con sui la luce blu di John, che sta girando in strada. Se non fai qualcosa ti lo evito. Se non fai qualcosa ti vedrà. Cerchi attivamente di evitarlo. Tanto fai i giri, no? Sì. Ok, quindi quando dopo che lo vedo passare aspetto 2 minuti e poi vado. Ok, quindi verso la chiesa. Cioè. Ti nascondi attivamente per non farti vedere da lui quando passa. Ok, quindi tirami dexterity più stealth per arrivare in chiesa senza farti vedere da lui. Non è un tiro contrapposto perché lui è in macchina a fare giri. Difficoltà 2. È impossibile che lo faccia. Vediamo. Next. A me 4 è facile che gli urli dietro. No, 2, cioè non lo dico. Per te è molto difficile. Per te è molto difficile passare inosservata. Sì, a quanto pare, cioè non riesco a fare un cavolo. Considerando che in giro non c'è nessuno, magari fai 2 successi. No, hai fatto un successo, no. Eppure. Ok, allora. Cancellano. Esatto. E cosa volevo dire? È come se tu una parte di te volesse farsi vedere da John, forse. E quando tu sbuchi fuori da un angolo di una villetta per andare verso la chiesa, la macchina si ferma, John esce e ti saluta, spaventato, ti va incontro. Lo vedi, che viene verso di te, e tutto attorno a te si ferma. Non senti più suoni, non senti più niente. L'unica cosa che senti è il suo battito cardiaco. Vuoi estremamente nutrirti di lui, la cosa che vuoi più di tutte. Hai una compulsion che è affamata. Tu hai una penalità di meno 2 a parte i tiri che ti portano a nutrirti. Sì, ma non voglio perdere umanità, quindi sorrido e dico sto andando in chiesa. John, se li bevo di lui, me lo mangio. È lì, davanti a te e ti dice: Vesper, cosa stai facendo? C'è un coprifuoco. Non lo sapevo. Vabbè, stavo andando in chiesa. Lo sai che cosa è successo ad Anton alla sua casa? Cosa? L'hanno bruciata. Adesso ci sono altri miei colleghi da Cork qua in città. È meglio che. Non è uno scherzo adesso. Dopo quello che è successo a casa di Abram, a casa di Anton, stai in casa e chiudi la porta, è importante. Ok, torno subito a casa. Torno a casa e scrivo a Cornelia, vieni a casa mia, non rompere le palle. Ok, ciao. Ok. Ovviamente tu quando ti allontani senti ogni cellula del tuo corpo che vorrebbe restare per nutrirti. È molto difficile per te staccarti. Sì, sì. Cornelia, vedi però gli voglio bene, quindi me ne vado. E John vedi che continua fondamentalmente a fare il giro. E Cornelia, ti arriva fondamentalmente il messaggio di andare da Vesper. Abram, tu cosa fai? Sì, l'ho mandato sulla chat di gruppo. Sì. Io ero a casa mia che stava aspettando gli altri. Poi immagino che non arrivi nessuno, quindi... Non solo, ti arriva il messaggio di Vesper che dice venite da me.
Qualcuno, non è che per caso qualcuno ha visto qualche cane da randagio anche in giro? Questo... No, assolutamente no. Fatto così, 300 persone. Cioè, lo puoi cercare un cane randagio? È estremamente difficile in un posto di 300 persone che abbiano cani randagi, ma lo puoi cercare. No, vabbè, andiamo a casa intanto. Un caricetto randagio a casa. Vado dal sindaco. Ok. Mi mangio i topi, cazzo. Vedi che la città è completamente deserta. Sono le 8:30. La città è, non è che brulica di persone di solito, però non è neanche deserta, anche perché di solito qualcuno verso la chiesa ci va. Mentre adesso è completamente deserto e quasi surreale il silenzio che c'è. Senti soltanto proprio in lontananza il tintinnio delle campanelle delle navi da pesca ormeggiate. Tirami okay. Intelligenza più Academics difficoltà 3. Allora, Academics sarebbe accademiche, non ne ho. Sì, hai 4 dadi. 4 dadi, umanità, fame 3. Merda la mutua senza Academics. Due successi. Ok. Allora, con due successi, tu ti stai incamminando verso la casa del sindaco, giusto? Sì. E casa tua è un po' distante perché abbiamo detto che è verso la zona quella del oltre una sorta di insenatura dove c'è ormeggiate alte. In realtà non sono ormeggiate delle barche lì, è soltanto un po' più sopraelevata. Ti incammini verso casa del sindaco, che invece è più verso il centro. E ho detto che sì, è una serata estremamente limpida stasera, mentre il giorno prima diluviava. E quindi non puoi fare a meno di guardare il cielo completamente pulito con questa luna che stavolta illumina, mentre ieri era completamente buio, a parte con le tue torce. Sì. E noti qualcosa, noti vicino alla luna una piccola luce rossa. Non sai cos'è, ma ti colpisce. Ok. Arrivi a casa del sindaco. Domanda: dalle mie reminiscenze del libro di Nod, odi qualcosa riguardo la Genna che faccia riferimento a questo tipo di evento? Allora, tu hai occulto 1. Ti direi di fare comunque intelligence più occulto difficoltà 2 a questo punto. Quattro successi. Oh, ok, perfetto. Com'è che avevi... Com'è che hai studiato il noddismo, che non mi ricordo? Cacchio, non me lo ricordo neanch'io. Forse te l'aveva spiegato il tuo sire. Tu stesso ti eri interessato. Tu stesso ti eri interessato, ok. Allora... sì, fondamentalmente tu hai letto non direttamente sul libro di Nod, ma in altri testi importanti per la società dei vampiri, di questo misterioso corpo celeste chiamato la Stella Rossa, oppure l'Antisole. Sai che ha una valenza molto importante per molte pratiche occulte. Ok. Non l'hai mai vista, non si sa quando compare, non ti ricordi l'ultima volta che è stata che... Beh, hai fatto 4 successi, però quindi in realtà direi in realtà di sì. Sai che l'ultima volta è comparsa, tipo 20 anni fa, fine anni 90. L'ultima volta che è stata vista questa cosa. Ed era in concomitanza con qualche evento particolare o no? Sì, con 4 successi probabilmente sì. Sì, è un periodo che viene chiamato la settimana degli incubi.
all'epoca, cosa che ovviamente non si è verificata, è stata letta come uno dei portenti che segnava l'inizio della guerra. Ok. Ti sembra che anche nel 2012 sia stato visto? Sì, dei Maya. Ma domanda, so se durante quella settimana degli incubi ci sono stati omicidi di massa? Allora, no. Beh, posso anche cercare su internet, volendo, eh? Mm? Posso anche cercare su internet, dico, se non me lo ricordo con un telefono. No, 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 cerchi, ma non ti sembra che sia un anno particolarmente associato a omicidi rituali, omicidi di massa? Ok. Ti ricordi, l'ultima altra cosa che ti ricordi, avendo fatto quattro successi, è che in qualche modo questa cosa, questa settimana degli incubi, è legata a un antico clan di cui si parla poco, che si chiama Ravnos. Ok. Non sai altro, fondamentalmente. Va bene. Va bene, allora prendo nota e vado da casa del sindaco. Ok, arrivi lì, fondamentalmente. Busso, citofono, suono. Ok, ti apre Robert, come al solito. Ora è un po' più in forze. Ok. E ti dice: ah, Abram, che piacere vederti. Pare che ci sia un coprifuoco. Mi ha avvisato il capo della polizia di Cork. Ho dato il permesso di affiggere i volantini, dove si consiglia, non è un vero coprifuoco, di rimanere in casa. C'è stato un incidente. Sì, ho saputo, la casa del padre Anton è andata a fuoco. Sì, John mi ha detto che sta investigando. E perché sei venuto qua? Volevo sapere come stavi. L'ultima volta che ti ho visto non eri molto in forma. Sì, non so che cosa mi era successo, mi sentivo indebolito, non riuscivo a stare quasi in piedi, adesso mi sento molto più in forza, vedi che è anche più colorito. Domanda, allora lui in teoria è in torpore, io posso in qualche modo svegliarlo? Sì, col tuo sangue. Sì, allora lui non è in torpore perché non c'è più sangue, eh. Non ho capito, scusami. Lui non è in torpore Lui perché non è non c'ha in più sangue. Lui in teoria non è in torpore perché sarebbe in torpore se l'avesse impalettato. torpore. Se no, lui va in torpore di giorno. Di notte, lui ha detto che sarebbe rimasto nella cassa. Non sei sicuro che è in torpore, però. Ok. Va bene. Niente, chiedo a Robert se posso andare a visionare un'altra volta la cassa. Sì, lui ti dice. Hai sentito quelli della loggia, quindi. Ho avuto delle ulteriori informazioni, ma onestamente non sono così specifiche da dirti se siano reali o no. Certe volte sono talmente criptici i messaggi da non lasciarti intendere quale sia la realtà dei fatti. Lui sorride e ti dice: andiamo, Abram, anche se mi è stato detto di non farlo, basta che tu non lo dici a nessuno, fammi vedere cosa c'è nella cassa. Non posso aspettare che mi vengano detti cosa fare senza sapere che cosa sto tenendo in casa, specie ora che c'è tutta quella polizia qua da noi. Non è una buona idea, Robert. Sei una persona intelligente e hai delle responsabilità. Quello che tu stai facendo in questo momento è un atto di fede e devi portarlo a termine per essere ricompensato dalla loggia. Ok, tirami manipulation più leadership difficoltà 3. Allora, manipolazione, persuasione più... scusami, ripeti? Manipolazione più leadership. Sarebbe autorità, vero in italiano. Sì, puoi usare persuasione, ma devi cambiargli la. De devi dargli una motivazione sensata. Mentre leadership basta dire: dai retta alla loggia. Ok, va
No, va benissimo così allora, dai. Con fame 3. Puoi fare willpower se vuoi, ne tireresti 2. Cosa fai? Oh, Giuda, sono sempre al limite, porco Giuda. Adesso Abram sei al massimo di willpower, ne hai 4. Ah, sono a 4, ok, allora sì, lo uso. Vai, 3 successi. Ok. Vedi che lui sbuffa e dice... Oh, sta diventando insopportabile questa attesa, mi sta veramente testando la mia pazienza e la mia fede. Stanno chiedendo che io tenga in casa quella cosa che senz'altro è importante per loro, specie ora che potrebbero venire a farmi delle domande su quello che sta succedendo. Beh, se tu hai permesso, non metterò a rischio la mia posizione nella loggia solo per questo, vai pure. E è chiaramente offeso, ma non si metterà in mezzo. Ok, dico che è la scelta giusta e che deve stare tranquillo e avere fiducia nella loggia. Ok, ti fa salire in camera mentre lui resta giù. Ok. E apro la cassa. Ok, dentro c'è sempre rigor mortis, padre Damian, come l'ha lasciato l'altra volta. E qualche secondo dopo che il coperchio è aperto, istantaneamente apre gli occhi, iniettati sempre di rosso. Anzi, erano completamente neri. Ok. E ora non sono solo neri, hanno anche delle... cioè le vene attorno agli occhi sono bluastre e in rilievo. Ok. E lui ti dice... Perché mi hai svegliato? Ci sono delle... delle novità e ho bisogno di parlare con te. Lui inizia a scrocchiare le articolazioni tirandosi su quasi in modo artificiale, come un manichino, e ti dice: io devo... non avrei dovuto svegliarmi ancora, devo nutrirmi ora. Sì, dopo ti nutrirai, tanto non è la cosa fondamentale in questo istante, devi ascoltare e darmi delle risposte. Lui si alza e ti dice: aspetta qua. Inizia a incamminarsi verso la porta. Cosa fai? Lo lascio andare. Ok. Dunque lui inizia a scendere. Senti delle urla, che però vengono... delle urla di Robert, che vengono ovviamente soffocate subito. E senti nell'aria l'odore del sangue che impregna il salotto di sotto. Tu inizi a avere abbastanza sete, la tua bestia vorrebbe nutrirsi, vorrebbe uscire, tu riesci a tenere la bada senza problemi, ma senti che scalpita. Dopo un po'... ritorna su padre Damian e adesso non ha più quelle vene in rilievo. Ti dice: di cosa volevi parlarmi? Allora, io il nome del capro non lo so. Chi è, giusto? Il nome Belial. Del capro esatto. Sì, no, è Belial. È Belial. Ok, allora gli dico che siamo andati nel loro rifugio, nel rifugio di Belial, e che gli chiedo nuovamente se lui lo conosce. Lui ride e dice: Belial, è la seconda volta che me ne parli. Perché ti interessa così tanto? Perché lui ti conosce ed è esattamente, e dice esattamente il contrario di quello che ci hai detto tu. Dice che non vuole che venga perpetrato il sacrificio, per evitare che... cioè, vuole il che la genna abbia luogo, e
e ha attirato l'attenzione dell'Inquisizione, ha attirato l'attenzione della polizia, ha attirato l'attenzione di tante altre cose, e in questo istante la cittadina è in pericolo più dal punto di vista psicologico e sociale che dal punto di vista dell'omicidio di massa. Forse l'omicidio di massa ad oggi sarebbe stato meno invadente e meno deficitante di quello che sta accadendo in questo istante. Quindi tu lo conosci e non ci hai dato tutta la verità. Lui scuote il capo e dice: "No, è vero, non vi ho detto tutta la verità. Non vi ho detto che lo conoscevo, è irrilevante. Speravo che la sua presenza non vi influenzasse. Ma non è importante ora. È importante quello che tu hai deciso di fare sul rituale." Io non ho ancora deciso nulla e sono stanco di voi che venite qua a metterci davanti a una scelta obbligata. Questa scelta potrebbe anche non esserci o potrebbe anche non spettare a noi, ma a prescindere da questo, sono veramente stanco della gente che dice cazzate per portare l'acqua al loro mulino e al proprio mulino e scaricare la colpa sugli altri. Lui sorride e dice: "In sostanza non vuoi scegliere. Avresti preferito essere all'oscuro di tutto e subire quello che ci sarebbe successo senza rituale." Forse sì. Vedi che lui ha uno sguardo abbastanza deluso quando dici questo. Gli dico che fuori c'è la... Com'è che si chiama? La luna rossa? No. No, la stella rossa. Stella. E tra l'altro è luminescente come se fosse una piccola stella vicino alla luna. Al massimo l'altro nome è antisole. Antisole, ok, glielo dico, gli dico, siamo arrivati a questo punto. So che ci eravamo già arrivati nel 2004, 9, non 12, ricordo più. fine millennio 2012. Ok. Lui dice: "I portenti si stanno manifestando." Si erano già manifestati e nessun tipo di omicidio di massa era stato fatto all'epoca, eppure non è finito nulla. E vorresti rischiare? Cosa fai? Ti rompi la testa? Ti fasci la testa prima di essertela rotta, fondamentalmente, no? Io ho voluto cercare di accettare quello che stava succedendo e mettere nelle vostre mani il destino della nostra esistenza, ma non so se sono abbastanza saggio. Poi fa un passo verso di te e ti dice: dove sta Belial?" E se anche te lo dicessi, che cosa cambierebbe? Rispondi alla mia domanda. Gli dico la posizione di Belial. Lui annuisce e dice: non pensavo di dover arrivare a tanto." Vedi che fa Sta aspettando. un passo indietro e si trasforma in un'ombra sul muro e si dilegua dalla finestra. Ok, corro a prendere la macchina e mi fiondo anch'io al rifugio lì La torre? Ok. alla torre. Cornelia, Intanto, lo sai che abbiamo il numero di telefono, vero, dei tizi? Ma ce che l'hai. cazzo me ne fotte? Dei tizi non me ne fotte veramente un cazzo. Mando un messaggio a loro tre e gli dico, ragazzi, correte alla torre, punto. Ok, allora, Col tacco, diciamo, Jonathan è un po' preso. mi Vesper e sento una Cornelia. persona. Io il telefono ce l'ho a fianco al letto, tipo non ce l'ho neanche con me. No, infatti, Vabbè. tra l'altro direi che a livello temporale tu, Cornelia, sei arrivata da Vesper. Comunque, quindi siete insieme. Cosa vi dite prima che arrivi il messaggio di Abram? Quindi avete un po' di tempo per parlare. Beh, io faccio di tutto per non essere vista da altri e tipo, busso nel secondo in cui c'è la porta aperta, mi fiondo dentro come Sì, un... io ti tiro dentro perché voglio evitare che Joe rompa le palle e quindi Sì, non ti faccio disandiamo ritirare, così. non ti faccio ritirare stealth. No, Sei a casa di Vesper.
Io la prima cosa che le dico è: i poliziotti? No, ho visto di nuovo fiamme, di nuovo la macchina in fiamme. No, 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 no. Evitiamo i poliziotti, mi sembra un messaggio chiaro, facile da seguire. Esatto. Lampante, direi. Io ho un piccolo tema di fame, non so se per caso al cimitero c'è qualche animaletto che invece può essere... Okay, tu io non ci voglio tornare al cimitero, ci sono ancora quei poliziotti lì. È un miracolo che non mi abbiano visto scappare via. In generale. John comunque sta facendo i giri con la macchina, adesso mi sono messa qui a segnare i tempi così più o meno capiamo ogni quanto passa e poi vediamo. Ehi, notizie degli altri due? No, nel senso no, non mi sono interessata, io vorrei rimanere a casa fino a che non gestisco questo problema. Ciao signore, scusami, ma non potevi usare John? A tale proposito? Io gli voglio bene, beh, nel senso, non voglio fargli male. Non hai la mia di condizione, tu puoi fargli del bene anche se in modo un pochino strano. Sì, ma quanto se mangiamo al di fuori della messa poi va a finire male. Se perdi il controllo finisce ancora peggio, però. Sì, però se ti perdo il controllo con un altro vampiro potrebbe andare molto meglio. Non te, ovviamente, però. Io tipo faccio un passettino indietro. No, diciamo, ce ne sono altri. C'è tanto spazio per migliorare. E se no aspetterò fino a domani, quando potrò gestirlo in maniera più consona a quello che voglio non fare, so diciamo. Non so neanche se ci arriviamo al domani con la situazione che c'è attualmente. Comunque... Non sappiamo neanche se ci sarà un domani, però esatto. Non importa. quindi perché sprecare, perché far male delle persone quando non sappiamo neanche se vivremo fino a domani? Bella domanda. Quindi, a quanto pare qualcuno ha fatto il mio nome e deduco se è stato Marcus o uno di quei ragazzini. Se uno non c'eri. Non c'è... Non chiedermelo, io di quei poliziotti c'ero io. Ricordo, ho visto fuoco, la macchina che andava in fiamme e sembravano molto tenaci nel cercare di convincermi ad andare in stazione, cosa che sto gran cazzo io non ci vado in stazione. No, capisco che possono aver visto una ragazza con i capelli bianchi uscire da un palazzo e aver pensato o me o te, però cioè, non è che però vediamo. Mi hanno detto chiaro e tondo che qualcuno ha fatto il mio nome. Nome e cognome. Ci abbiamo salvato. Vuol dire che qualcuno mi ha menzionata. Quindi. Vabbè, quindi è uno dei ragazzi. Non so bene neanche dove siano, tra l'altro, non li abbiamo più recuperati. Direi che vi arriva il messaggio di Abram in questo momento. Io, tipo. Beh, cellulare. Io gli mando tipo un punto di domanda: perché? Spiegami il perché, se non è che. Anzi, chiamo direttamente. No, chiami Abram mentre tu stai guidando in fretta e furia, ti chiama Vesper. Rispondo. Mm-hmm. Spiega. Belial e padre Damian ora alla torre, veloci, e metto giù. Io ho il numero del tizio, giusto, dell'altro non Belial, l'altro tizio. Sì, giusto, ci scrivo, sta arrivando. Sì, si era presentato, si chiama Cade. Ma perché? Perché è molto più divertente così. Cos'è che gli scrivi? Bello quando c'è una sorpresa. Cos'è che gli scrivi? Prendo. Vai. Sta arrivando un vostro amico dal Medio Oriente. Ok. Amico tra virgolette dal Medio Oriente. Io tipo prendo un cuscino che ha su un divano e ci urlo dentro. Io pensavo di aver fatto una cagata stasera, ma vedendo gli altri. E a proposito, Jonathan, vai, cosa dici a Margaret allora, ora che ha la tua attenzione? Intanto, nel momento in cui si calma, qual è la risonanza? Allora, è catatonica oppure è tranquilla? Allora, diciamo che
a questo punto è abbastanza recettiva. Puoi cercare di influenzarla come fai solito con le tue masse. Quindi la risonanza adesso è? La risonanza è uguale, ma a questo punto è abbastanza recettiva. Puoi farle i discorsi che fai di sotto con le tue prediche per influenzare per farle cambiare risonanza. Beh, il discorso in realtà è abbastanza quello, ma il fine del discorso non è tanto farle cambiare risonanza, mm-hmm. ma è spiegarmi, cioè quello che nutre il mio personaggio in questo momento è l'esigenza di essere compreso, mm-hmm. e compreso dal suo punto di vista, che io non mi vedo come malvagio, ma io mi vedo come esecutore della volontà divina e manifesto dell'esistenza divina. Cioè il mio essere una creatura della notte è la prova che Dio esiste dal mio punto di vista. Sì, diciamo che lei una sorta di male necessario. Quindi tu vuoi che lei capisca questa cosa semplicemente? Sì, e che mi accetti per come sono. Quello è veramente difficile per quello che ha visto, eh? Ok. Cioè, quello è un altro discorso. Il mio intento è quello. Ok, quindi tu le spieghi, le fai sostanzialmente il discorso di Giuda legato, sì, a te. Che cos'è che riveli di te? In realtà, cioè, non le dico di essere un vampiro perché è un'informazione accessoria, cioè, non penso che le interessi sapere cosa sono, o se le interessa per curiosità, ma non è mio interesse che lei lo sappia, cioè, non ne frega niente. Cioè tu dici semplicemente io faccio quello che sono così perché sono un esecutore della volontà di Dio. Sì, esatto. Ok, lei le scende una lacrima. È come fossi un profeta. Cioè allora, è chiaro che nella sua testa probabilmente in questo modo si spiega quello che lei ha percepito e ha visto, almeno, ma è ovvio che non è che ti comprende, però ha capito il punto. E lei a un certo punto rimane quindi lì, sta piangendo silenziosamente e dice: che cosa devo fare? Non sa neanche se lo chiede a Dio o a te. Allora io adesso sono molto indeciso se abbracciarlo o cosa fare. Il mio personaggio si sente compreso, cioè sono appagato da quel punto di vista oppure non ancora? Dimmi tu, perché lei è la cosa che lei ha capito il punto, ma ti vede ancora come il male incarnato. È un po' quello che diceva prima. Lei dice: ok, posso anche capire che Giuda ha fatto la volontà di Dio, perché senza di lui Gesù Cristo non si sarebbe sacrificato per noi, ma ciò non toglie che ha peccato. La vede un po' uguale con te. Ok, quindi questo è il tuo punto di vista, cioè il suo punto di vista. Esatto. A me scende una lacrimuccia e l'abbraccio e le dico: c'è solo un modo perché possa comprendere, e l'abbraccio, e quindi la dissanguo magari, se è della risonanza giusta. Lei fa parte del tuo gregge, quindi in teoria se le fai questo discorso la puoi spingere verso la risonanza vuota, e vai a zero di fame e abbracciarla, è praticamente come se l'avessi uccisa, non solo, l'hai maledetta con la tua stessa maledizione. Quindi vediamo se è segnato quante macchie sono. Sono più due macchie, quindi sarebbero quattro fondamentalmente macchie, perché l'hai uccisa a sangue freddo, quindi uguale, puoi o restare completamente con rimorsi di quello che hai fatto oppure perdere uno di umanità. Io posso no, non ha senso che io resti con rimorso, perché era mio desiderio farlo. E oddio, non lo so,
Io posso in caso perdere l'umanità in corso d'opera? Sì. Cioè, se io ti dico mi tengo le macchie... Sì, in qualunque momento tu puoi dire fanculo mi rompo. Non devi deciderlo subito. Allora, quindi adesso ti segno tre macchie, che sono il massimo, e in questo momento sei corroso dai rimorsi. I rimorsi sono talmente onnipresenti nella tua testa che vengono due a tutto. Quando vuoi, puoi dire va bene, la interiorizzo e perdo un'umanità. Lei è completamente dissanguata e gli hai dato un sorso del tuo sangue. Tra l'altro, quindi la fame ti risale a uno. Sì. Cioè, sei tornato a zero, sì, ma sì, dandole sì, da bere. Anzi, in realtà, no, in realtà devi fare un rouse check semplicemente. No. È per l'abbraccio. Devi dargliela uno, come per diretto. I ghoul, ok. Sì, sì, sì. Okay. I ghoul è un rouse check. Mentre per l'abbraccio devi proprio aumentare. Sì. Ok, quindi torni a uno fondamentalmente. Cioè, vai a zero, poi a uno. E sei corroso dai rimorsi, abbiamo detto. Lei sai che più o meno si risveglierà domani notte. Tanto nella cripta è un buon rifugio, quindi nessuno verrà a cercarla tendenzialmente. Io la adagio sull'altare. E guardo il telefono adesso. Ok, vedi quello che sta succedendo. Abram che sta andando alla torre dicendo che quello che sta succedendo e Vesper, tu non hai detto che hai avvisato i figli di Belial, giusto? Non l'hai detto. Lo sa solo Cornelia, che era lì presente. Quindi fondamentalmente, Jonathan, tu quello che sai è che Abraham ha detto guarda che sto andando là perché sta andando padre Damian da Belial. Beh, io non vado perché col cazzo esatto, che mi muovo da casa per questa roba. E quindi tu sai che Vesper e Cornelia in teoria... Cornelia non sai se è arrivata, ma Vesper in teoria è ancora a casa sua dove vi aspetta. Cosa fai? Nuove definizioni di lanciare il sasso e nasconderla. Madonna. Ti prego, passa, perché io sono qui a correre. Ma è l'ultimo messaggio che ho ricevuto nella chat comune. È di Abram. Di Abram, cioè Vesper dice venite da me e Abram dice sta andando padre Damian nella torre con i figli di Belial, sto andando lì e io quando la manina che saluta. Io vado allora alla chiesa, cioè vado anch'io alla torre, ma come, sto andando a piedi, come a piedi con la polizia che ti cerca tendenzialmente. Infatti No, è una pessima idea. Perché stiamo andando alla torre, ragazzi? Cioè, va bene, io me ne rimango a casa con Vesper pregando di dare specchi a sto punto. Perché io che spero che si ammazzi una vicenda. E se non si ammazzi una vicenda, cioè, spero che quello che sopravviva lo ammazzeremo il giorno dopo. Però, nel senso, perché andiamo lì a guardare? Può finire solo male. Quindi, Jonathan, cosa fai? Vado alla torre. Ah, vai alla torre, ok. Divertiti. Sì, è l'ultima informazione concreta. Ma no, io ho dato una manina che lo salutava. Cioè non gli... Ma ascoltami, io a malapena so dove va la benzina il telefono. Ma, avvisi Abram. Il significato della manina. Esatto. Avvisi Abram che stai andando alla torre o no? No. Ci vai e basta. Abram, tu arrivi per primo alla torre fondamentalmente. Sì. Sei lì. Ormai è buio pesto. C'è la luna che però illumina bene. Sei lì di fronte. Cosa fai? Entri? Ok. Fondamentalmente trovi, mentre ti avvicini alla torre, come al solito tu molli la macchina lì e scendi questa discesa che porta al cancello e appena fuori, seduti, trovi Vernon e Dylan. Ok. Che si alzano di scatto appena ti vedono e ti vanno incontro. Diciamo Dylan rimane un po' in disparte. Vernon ti va incontro dicendo sta succedendo qualcosa sotto la torre. Non ci faccio neanche caso, mi passo oltre. Dylan ti si ferma davanti, ti dice molto serio in realtà, ti dice non, è meglio che non ci vai. Lo spingo di lato e gli dico levati dal cazzo. Ma lui non insiste, direi. Imparato. E anzi, vai, prego. Esatto. Anzi, loro vedi che si allontanano abbastanza di corsa. Tu sei dentro la torre. Che cos'è che vuoi fare esattamente?
Ma in realtà voglio sentire quello che si dicono, se si dicono qualcosa, e voglio assistere a quello che accade. Adesso di preciso, una mezza idea di quello che potrei fare ce l'ho, però voglio vedere prima cosa sta accadendo. Tu scendi quindi le scale per andare al piano di sotto. È tutto buio e usi quindi il cellulare per fare luce. A un certo punto, davanti alle scale, cioè appena all'ingresso della scalinata, ti si para davanti l'altro, quello che ti aveva impalettato. È lì Ok. in piedi, fisso fondamentalmente. Gli altri sono, li vedo o non li No, vedo? perché sei all'inizio delle scale, la scala che scende tipo a chiocciola, ma molto larga, quindi sono sotto. O meglio, non sei se sono sotto, lui è lì impalato in piedi davanti alle Ok, gli dico di farmi passare. scale. Lui ti si pone davanti, vedi che ha lo sguardo perso nel vuoto. Cioè mi si ostruisce, mi ostrui, se mi sposto a destra viene a destra, se vado a sinistra viene a sinistra. Sì, e non solo, vedi che lo sguardo è perso, non ti ci vuole molto per capire che è sotto effetto di dominazione. No, quello ok, ma quindi non mi deve fare passare fondamentalmente. Esatto. E io tento di morderlo. Dribblarlo. Ok. Diablarlo. Quindi gli salti al collo per morderlo. Sì. Ok, quindi tirami un tiro Ah, contrapposto fra. si dovrebbe fare Mi così. pongo Eh? prima i buti. Si Si dovrebbe? dovrebbe riprendere in questo Dipende che modo. comando gli ha avuto, considerando che può darglielo anche complesso. No, dipende da che livello. Sì, no, infatti, cioè, se ha avuto un comando complesso, potrebbe. Esatto, è anche tipo. Cioè, si Dominazione ripiglia se. 5. Esatto. Dicevi, cosa che volevi fare? Cosa hai detto? Allora, che prima mi pompo gli attributi. Ok, tirami il roll check e più due. Ciao. Ma ci fosse una volta, cazzo. Beh, fammi No, qui quattro. falliscono di Ma default, vai guarda che... tranquillo. Niente. Fammi quattro, quindi la bestia. Il resto è anche abbastanza felice perché sente che stai per nutrirti Infatti. di lui. Ma adesso Tirami fa... quindi strength più brawl, quindi quattro dadi. Pensavo aveva fatto una roba brutta. Contro i suoi fondamentalmente. Forza più rissa sarebbe. Porca troia. Perché è forza più rissa. Lui ha Più fatto sei. un onesto 7. Porco Vabbè, vuoi tirare, Ed? Io ho tirato io, cioè vedi tu. No, Ed, vuoi tirare? Ma no, non tiro neanche. Che No, cazzo tira, tiro? No, devi serve tirare che perché in caso riesci a fare un ma business ragazzi, ma è failure. assurdo, veramente. Morditi da solo, Io non so cazzo. com'è possibile. Ok, tre successi. Tu gli salti al collo, lui vedi che gli vengono fuori gli artigli dalle mani, te li ficca nelle spalle ed è lui che inizia a berti. Però porca Fuori uno Non adesso. bestemmio soltanto perché veramente. Hai fatto 3, quindi 7 meno 3, 4, subisci 4 danni normali, superficiali. Oddio, se lo beve. Diciamo, unisce fondamentalmente sia l'artiglio che il berlo, anche perché non lo sto gestendo, cioè lo sto gestendo a 3 turni fondamentalmente. Lui ti sta iniziando a bere, cosa fai? Preghi che io arrivi in tempo. Sì, infatti. E l'ho già vinto Inizia una a cena comunque. Tra Posso l'altro. fare che tu hai deciso di andare? Prego perché le donne vivono più a lungo. Ti ha fondamentalmente impalato con gli artigli, quindi avendo tu piena tutta la salute, hai meno due ai tiri fisici. Perfetto, quindi fondamentalmente. Inutile come una pezza. Sì, appunto. Porca Madonna, ma se si qui a farmi a A fare cazzo e a non muovere il le unghie. culo, cioè, ma è Ma possibile che tutte le volte vi fate i cazzi vostri e poi ridete?
Zio Chiara. Sei sfigato, no, non è colpa nostra. No, ma io sono sfigato, ma voi cazzo tutte le volte che dovete muovere il culo. No, c'è da dire che io ogni volta che faccio un tiro contrapposto contro di te faccio minimo un critico, ma non è mai successa questa cosa, vero? Lo giuro che non è, è fuori dal mio controllo questa cosa. Cioè, sinceramente. Vabbè. Però anche tu, Eddie, dei tiri fisici non sei una cima, io non andrei a cagare il cazzo al settita così. Esatto. Lo mordo, tiro mezzo dado. Voglio arrivare a ottenere un'informazione. Voglio arrivare a ottenere un'informazione. Se questo mi si parla davanti, cerco di scavalcarlo, no? Cazzo. Vabbè. No, ma devi comunicare, parlare. Ma sei dominato, Ale. Vabbè, a prescindere da quello che faresti tu, che lo sappiamo perfettamente. Che... Vabbè. Non si dice. Abbasso i pantaloni al settita. Cosa fai? Fondamentalmente non posso fare nulla, perché se ho comunque tiri contrapposti, forza meno 2. Tiri 0, un dado tiri fondamentalmente. Fa finta di essere morto. Beh, non serve. Vai, essere morto. È già morto. Allora, ti direi, lui inizia a succhiare il tuo sangue, senti che inizia a... Cioè, provi a dimenarti, ma è come se fosse estremamente più forte. Tu vai a fame 5 e in questo momento okay. Arriva dietro di te... Jonathan, vai Jonathan. Vedi fondamentalmente tu ci vedi perfettamente al buio, vedi che c'è questo, non so se l'avevi già visto altro setita. Sì che sta l'altro figlio di Belial che sta succhiando il sangue dal collo aperto di Abraham, che è fondamentalmente alla sua mercé con gli artigli ficchiati dentro le spalle. Cosa fai? Mi metto a piangere. Dici prego. prego che faccia presto. E niente. Ah no, tra l'altro, tu sai che loro sono lì. Volendo, tu puoi vedere cosa sta succedendo sotto. Tu chi? Con le ombre. Ah. Suocera chi? No, non avevo pensato. L'unica persona che c'è. Ok, però no, nel senso, io vedo sta scena e mi metto a giocare con le ombre. No, chiaro, cioè... Sì, certo. Dimmi tu cosa fai. Minuto, Abraham. E io prendo per la fronte, anzi per i capelli. Hai capelli? No, ma sono molto corti. Okay, sono rasati, bravo. Fondamentalmente. Per la testa. Prendo per il naso e lo stacco buttandolo a terra. Ok, tirami forza più brawl e anche più, kung fu. Allora, tendenzialmente non te la faccio contrapposta perché lui è attaccato lì. Per staccarlo devi fare difficoltà 2. 4 successi. Ok, lui si vedi, così si fa, cazzo. Lui si stacca. Ho 7 dadi, tiro. Ma anche se ne avessi avuti 15 io facevo 3 successi, non è che cambiava. Tu lo stacchi, ma lui non... Lo stacchi, lui non fa assolutamente nient'altro. Non è che continua ad andare verso il collo di Abra, ma rimane impalato con la bocca insanguinata, ma manco si pulisce, in piedi davanti a voi. Abraham, tu sei staccato finalmente, senti ogni parte di te nel tuo corpo che sta urlando per avere del sangue e il tuo corpo che inizia a non reagire bene a quello che senti, fa male ovunque. Cosa fate? Io mi rendo conto di quanto sia preso male Abraham. Beh, lo vedi che è fondamentalmente che... Sì, lo vedi che è estremamente sofferente da un punto di vista psicologico e fisico. E io lo alzo e gli dico... a casa che sei un catorcio. Mi ascolti o devo diablerizzarti qui sul posto? Dimmelo che valuterei la seconda. Io ti aggiorno su quello che stava succedendo, cioè quello che mi sono che ho notato della luna, della stella rossa, di quello che sta accadendo e della chiacchierata che ho avuto con col suo sire, quindi quello era il motivo per cui ero lì a cercare risposte. Poi adesso vi dico, boh, pensaci te, vai. Io, vedendo il settita che ha tutt'altro che voglia di farmi... Tu Abraham dove vai, quindi? Ah, io sto lì con lui. Ah, stai lì, ok, stai lì dietro, ansimante, ma ok, stai lì.
una fame orba. E utilizzo il mio magico potere della magia. Il primo che si muove lo piglia. Vediamo se mi aumenta la... No, 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 no. Ragazzi, questo è il capodanno praticamente. Che cosa hai fatto? Un raw check per cosa? Per utilizzare il terzo pallino di oscurazione e vedere quello che stanno facendo pur stando fermo. Ah, ok, ok. Quindi vedi fondamentalmente... Tu non hai legame di sangue, no? Giusto, no? In che senso? Con il tuo sigillo, cose, non niente. Solo no. Dylan. No, Vernon. No, Dylan. Dylan, però tanto... Dylan che tanto è fuori che è corso, che è corso via. Quindi... Tu vedi che gli occhi sono già neri per vedere nell'oscurità. Davanti c'è il setita che però non si muove, l'altro figlio di Belial, e inizia a vedere attraverso le ombre fino ad arrivare sotto nella sala dove avete incontrato Belial e aveva fatto il discorso. L'altare è ribaltato, le candele sono spente a terra e c'è il tuo sire steso a terra con sopra di sé Belial che gli tiene il collo con le zampe artigliate. E dice: tu hai sempre avuto paura di morire. E lui e Damian dice: tu sei solo un pazzo se non hai paura di quello che sta per succedere. Io posso, avendo cognizione dello spazio che mi circonda, utilizzare il secondo pallino di oscurazione lì, quindi avevo quella oscurazione là. Oblivion. Sì, Oblivion, scusami. Cos'è che vuoi fare? Evocare un tentacolo in quella stanza. Allora, vediamo, tu hai Shadow Perspective. Shadowcast dice che no, tu vedi attraverso le ombre, tu puoi vedere attraverso il tuo tentacolo di ombre se lo mandi in giro, ma non puoi usare la tua percezione per usare Shadowcast a distanza, è il contrario. Tu puoi usare puoi mandare il tentacolo in posti dove non ci sono le ombre per vederci, ma non il contrario. Quindi io potrei evocarlo qua e farlo scendere? Ma tanto è già tutto pieno di ombre. Non cambierebbe niente. Sì, ma il senso non è vedere il tentacolo, è usarlo. Dunque, no, il tentacolo deve partire da te o dalle ombre che hai intorno. Lo potresti fare se tu fossi lì sotto, quello sì. Ma c'ho un problema con i dentoni. Sì. Vai avanti a vedere cosa succede o provi ad aggirarlo? No, continuo a osservare. Comunque Belial dice fondamentalmente: io non sarò comunque io a farti incontrare la morte, del resto succederà comunque. E alza l'altra mano che tiene invece un paletto e glielo pianta al cuore e vedi il tuo sire che va in una sorta di rigor mortis istantaneo e Belial che stramazza al suolo di fianco. Ancora dominato dal signore davanti a me? Sì. Io riesco a capire chi è che lo sta dominando? Oh, direi proprio di no. Ok. Cosa fate? Io riferisco a Abram. Sono l'appello e me ne vado. Intanto Cornelia e Vesper, voi siete a casa. È a Cornelia che arriva un messaggio invece adesso. È di Dylan. Ok, cosa stava scrivendo? Ti dice: dove posso parlarti? Posso parlarti, sto qui, cazzo? Se vuoi chiamare, chiama, ma è meglio che non ci incontriamo. È meglio se non ti chiamo.
manco due. Scrivi. Mi faccio trovare al porto. Io mi faccio un facepalm e metto tutto in caps lock, 40.000 punti esclamativi. Scrivi. Lui dice: non posso. Io non posso uscire. Ok? Non posso uscire. Sei a casa? No. Dove sei? Vengo io? No, meglio di no. Meglio di no. Tipo guardo Vesper, meglio di no. Per la tua incolumità, meglio di no. No, solo se porta qualche cibo. Se mi porta del cibo, sì. Se no... potrei fare questo trade. Sì, ma lui non conosce un cazzo. Lui non conosce un cazzo di nessuno, infatti. Cioè, l'unico cibo che va a portare è... il cibo intendevo dei topini, dei toads, qualcosa di... È se stesso l'unico cibo che va a portare. No, io gli dico: che cosa c'è? Lui dice: riguarda domani. Ah, vabbè, sti cazzi, cioè, sono ossessionato. So quello che sai. E lo so che non sono solo. Anche quando sono... un tono interrogativo. Che intendi? Quello che dovrà succedere domani. Ma scappare o la... non si capisce quale due sta... dove va a parare. Allora io gli scrivo: Dylan, non posso uscire, c'è la polizia di Corca che mi cerca, mi volevano portare in centrale, ho visto la macchina in fiamme, quindi io col cazzo che esco, che mi faccio trovare in giro per la città. Qua non ti conviene venire per la tua incolumità, quindi o mi scrivi che cazzo intendi dire o non trovo una soluzione. Sentiamo questo. Domani lui vedi che ci mette un po' a scrivere e ti dice: ti aspetto a casa allora. Vedo che è la pizzia. È proprio un genio. Io riprendo il cuscino che avevo preso prima e io uno dentro sto cristo di cuscino perché non ne posso più. Gli scrivo chiaro e tondo: Dylan, non posso andare da nessuna parte, neanche a casa. Ma lui dice che lui sarà lì fondamentalmente. Visto che tu non vuoi dire dove sei, né uscire di casa, lui sta là. E Abram e Jonathan, cosa fate? Io in cammino anch'io verso casa, anzi magari vado dal sindaco a darmi una ciucciata, perché sennò qui non arrivo domani. No, beh, tu sei quando sei sceso dalla casa del sindaco per uscire, visto che lui è morto dissanguato, eh. È morto? Ah, sì, sì, sì. Che strano. Sì, è per quello che sono molto felice io. No! Era per quello che avevo incominciato. Perfetto. Vabbè. Mi hai tolto uno stalker. Adesso ci penso. No, nel frattempo io mi giro verso John e gli dico mi giro verso Jonathan e gli dico che ha ragione il suo sire. Cosa te lo fa dire? La dinamica della situazione. Beh, ti dirò, non solo il mio sire ha ragione, anche Belial ha detto la stessa identica cosa, solo che aveva l'intento opposto. Sì, ma la dinamica in cui hanno manifestato il loro ideale è completamente diversa. Da una parte hai una persona che nelle difficoltà ha preferito donare una scelta di questo tipo a noi, a te fondamentalmente, che sei il suo figlio. Dall'altra parte hai delle persone che, pur di ottenere quello che volevano, hanno preferito distruggere completamente un paese nella maniera peggiore rispetto all'omicidio. Non sono favorevole all'omicidio, ma pare che sia diventata l'unica scelta. E ora cosa intendi fare?
adesso mi devo nutrire in qualche cazzo di modo. E domani. Domani dovremmo. Non lo so. Tu cosa vorresti fare? Come la vedi questa sorta? Voi siete in macchina, state guidando da qualche parte? Siamo venuti con due macchine diverse, quindi questa qui state davanti alle davanti a due macchine parcheggiate una di fronte all'altra. Sì, con una sigaretta in bocca. No, io non fumo. Sai com'è il fuoco, le cose. Io non lo so ancora. L'ho detto, secondo me la dinamica con cui si sono presentati i BGs non è stata quella giusta. Hanno distrutto un paese a prescindere dalla distruzione carnale, lo hanno distrutto nella mente e hanno spolpato tutto quanto quello che di poco c'era in questo posto di sano. In questo istante forse ammazzarli tutti può essere un sollievo sotto questo punto di vista qua, anche se sono contrario all'omicidio in sé. In questo istante non vedo una reale alternativa. Di sicuro il paese non torna più a essere un paese normale. Quindi tu vorresti farlo per il bene dei cittadini? No, lo farei per il bene dei cittadini, ma lo farei anche per quello che stiamo è stato farle gli altri. Dai, continua, spiega. No, mi stanno anche i coglioni gli altri, chiaro, ma tra le due persone, onestamente, che si sono messe davanti a noi, Belial e padre Damian, credo che padre Damian sia stato quello nella sua incoerenza più corretto. Io la scelta non la prenderei in base a chi sia stato quello più simpatico, ma starei nel merito della scelta. Diciamo che i figli di Belial non avevano molte alternative, avrebbero dovuto dirci: sta arrivando l'apocalisse, però che ne dite se ci facciamo ammazzare tutti? Diciamo che dal loro punto di vista hanno fatto la cosa migliore per ottenere il loro scopo. Ma poco ma sicuro, ma la modalità con cui l'hanno fatto non è una cosa corretta. E se avessero torto tutti e domani mattina hanno sventrato un paese a prescindere? Se tu non agisci domani mattina il paese è in preda al caos e a prescindere da tutto quello che puoi fare è un paese condannato? Riusciresti a convivere con questa cosa? Relativamente condannato. Hanno fatto un po' di casino con la polizia, hanno corrotto la mente di tre ragazzi, ma da lì a tutto il paese è diverso. Io ti ho detto la mia. Dove andate? Io per questa notte non ho altro da fare, nel senso, perché di danni ne abbiamo fatti a sufficienza in questa notte e quella a venire. E quindi io andrei la cripta a vegliare sul. La mia non ci dici niente. No. Come sta andando alla torre? Abram, tu avvisi Vesper e Cornelia o torni anche tu a casa? No, io vado al pub. Ah, vai al pub, ok. Per poi cosa? Il barista. Per nutrirmi. Per nutrirti, ok. Oddio. Tu arrivi al pub, è chiuso. Cioè, è chiuso e trovi il solito foglio che hai trovato sulla chiesa Jonathan. Ok. Della polizia. Vabbè, di Korg, che avvisa che è altamente consigliato non uscire di casa dopo le 8:30, sono le 10. Ok, allora più o meno so chi vive dove, quindi mi reco in una casa isolata dove c'è una sola persona all'interno e vado a manita 4. Sì, esatto, la trovo. Allora, diciamo, tu inizi a guidare verso il centro e sei al pub, vedi che è chiuso. Vedi che le strade sono completamente deserte. Non c'è nessuno in giro, salvo delle volanti. E quando inizi a
fare mente locale, no, per capire. Io non voglio andare in centro, cioè vado al pub e ok. Quando arrivo lì e vedo che non c'è nessuno dentro, vorrei mollare la... Cioè non è che vado in giro a zonzo a cercare finché non trovo qualcuno. Sì, no, immaginavo che tu sei in macchina. No, io vorrei trovare... Cioè, piuttosto mi muovo a piedi, il modo migliore per non essere sgamato dalla polizia. In questo istante. Ci stai pensando, perché andare a piedi è completamente deserta la città e ci sono queste volanti della polizia che girano. Una persona che si muove dopo che è stato detto non uscite di casa, sicuramente ti fermeranno. A meno che non fai attivamente, non ti nascondi attivamente per andare in una destinazione che ben sai. L'alternativa... la cosa che tu puoi fare è, ok, vado tipo dove abita... Allora, diciamo, tu non conosci benissimo Baltimore. Sai, una persona sola, diciamo, tendenzialmente sai dove abita Abdul, sai dove abita Abdul, sai dove abita Mac, anche se è la tua touchstone. Tendenzialmente questi due sai dove abitano, che sono da soli. Ok, ma per esempio Abdul è in un luogo, è in centro, è fuori? Allora, non c'è un vero centro la città, il centro è lì dove c'è la chiesa. La chiesa, esatto, quindi è lì vicino al pub, perché è in una casupola vicino al porto, il pub sorge vicino al porto. Ok, va bene, vado lì allora. Tu con Abdul ci avevi mai... Non so se ci hai mai parlato con Abdul. No. Tu conosci Mac perché... è la tua touchstone e... Lo conosci? Davvero? No, penso di no. Perché il punto è quello, cioè a meno che non entri di soppiatto in una casa passando da una finestra, ti dico, è come l'altra notte, è veramente difficile che convinci qualcuno ad aprirti, soprattutto dopo che è stato detto è pericoloso, non uscite. Allora, normalmente non lo farei, ma siccome sono in questa situazione qui, utilizzo passaggio incorporeo, mi trasformo in fantasma e passo attraverso i muri. Ok, quindi vai tipo in una casa, tu sei abbastanza sicuro che Abdul e Mac vivono da soli. Aspetta, tu sei a fame 5? Sì. Sì. E stai per fare un rouse check? E cosa faccio? Mi sveglio domani mattina e faccio un rouse check e muoio? No, ma io ti sto solo chiedendo. Non muori, semplicemente muori, ma non ti svegli. In un caso non ti svegli, in questo vai in frenesia. Sì. Allora, vediamo il tuo rituale. Allora, in effetti, se l'esperienza ci ha detto qualcosa, i rouse check sarebbero da evitare. Allora, in questo caso qua in effetti non mi conviene farlo. Passaggio incorporeo, diventa un fantasma, testate sulla porta. Cioè, entri dentro e diventa un fantasma che succhia tutto quello che esiste all'interno della casa. No, tipo. È ammazzato, tua stessa faccia, magari. Qualcosa si muove, lo prendo. Non solo, comunque, mentre stai guidando verso il pub, sei tipo l'unica macchina in giro, ti rendi conto che dietro di te c'è una volante della polizia che ti sta tenendo d'occhio. Non ti sta fermando, non ti può veramente fermare, però è lì dietro. Va bene, me ne torno a casa. Ciucciati i birri e vi... Esatto, se ciuccio i sbirri. Esatto. Torni a casa, quindi. Potrebbe essere una soluzione ad altri problemi. Ok, allora, volete fare attivamente qualcos'altro questa notte? Io no. Io continuo a lavorare sull'identità e farmi i cazzi miei. Quindi tu fondamentalmente Vesper passi a fare una carta di identità finta per Cornelia. Sì. Perché volendo, se non fate altro, si passa alla prossima, effettivamente. Direi di sì. Io l'unica cosa che faccio è chiedere ospitalità a Vesper, perché non c'è problema. Sì, che pensavo che fosse... Ok, la notte passa completamente silenziosa. Non succede altro, se non ogni tanto sentite una macchina che passa dietro le vostre finestre a turno, ma è come se la notte fosse proprio ferma, immobile, sapendo che deve succedere qualcosa di grosso il giorno dopo. Una precisazione, essendomi nutrito io di... Sì, tu hai la risonanza, hai risonanza vuota. No, a parte quello... Prendo il quarto pallino di Oblivion. Sì, lo puoi prendere
alla prossima sessione. Ok, cioè perché io tu ho hai i punti giusti. No, tu ne hai 16. Alla... No, con quelli della scorsa sono a 20. Ah, pensavo di averti rimessi, vabbè, tanto è uguale. Cioè, tra questa e la prossima che andrà veramente poco. Giochiamo... Se ce la giochiamo oggi cambia tutto. Non penso che ce la giochiamo oggi perché è mezzanotte adesso. Direi che la prossima sessione sarà sicuramente l'ultima. E quindi a te cambia poco, cioè vai a zero fondamentalmente. No. E intanto, vabbè, questo potete farlo tutti. Allora, beh, in realtà no, perché l'unico che sei nutrito dell'istanza giusto sei tu. Quindi tu vai a zero, a uno di esperienza. Spenderlo invece in tipo attributi, ma non so, o skills. Sì, allora intanto tu ti prendi il quarto pallino che è, immagino, Stygian Shroud. Non mi ricordo, lo dico subito. Sì, perché fai la notte che soffoca. Ok, sì, proprio lui. Ok. Proprio Iggy. Beh, io aspetto, se facciamo la messa e bevo potenza, faccio la roba, se no mi piglio qualche cosa di più. Idem. Beh, se no io intanto ve la segno. Quindi è 22. Sì, sì. Abram è a 20 e invece Cornelia sei a 26. Ok, la prossima sarà senz'altro l'ultima. Vediamo se c'erano dei tiri da fare. Allora, Vesper no. Sì, allora Abram recupera uno di willpower, ma non deve tirare niente di umanità. Cornelia, sventare un massacro, beh, non l'hai ancora fatto, quindi un willpower te lo tieni. A tal proposito vorrei cambiare il desire. Cosa metti? Salvarmi le chiappe. Ma allora direi che è molto vago. Cioè potrebbe essere seminare la polizia? Sì. Ok. Andare. Quindi dicevo, Jonathan, tirami il tiro di umanità. Tu hai 0 dadi, quindi ne tiri uno. Uno secco, fondamentalmente. Ok, quindi vai a umanità 6 per aver abbracciato la cara Margaret. E domani notte vi sveglierete tutti, o quasi tutti. La domanda, Matt, Drought of Might, cioè, ha senso prenderla come cosa? Non ho capito cosa. È livello 4 di quello potenza. Che se quello che si deve da bere sangue ad altri. Beh, sì, cioè come dipende. Tutto fondamentalmente dipende. Ha senso se vuoi farlo, se no no. Cazzo, ogni volta che ti fa considera che comunque ogni volta che aumenti potenza diventano più forti anche quelli dei livelli più bassi. Sì, no, infatti quello non è un problema, però allora a quel punto magari prendo una di livello 3. Sì, volendo puoi prendere una livello 3. Sì, sì, sì. Sì. Diciamo quella livello 4, Drought of Might, è se effettivamente hai qualcuno a cui dare il dono. Tipo se tu devi usare John per fare delle cose e lo usi, cambia davvero le cose, quello sì. Ma se non hai intenzione di farlo proprio no, è un po' difficile. Ok. Ok. Allora, quindi questa qua era la settima sessione, quindi la prossima sarà l'ottava e il finale di questa cronaca. E quindi grazie per averci seguito, ci vediamo al finale. Ciao a tutti!